Signore e signori, benvenuti, buonasera, bentrovati e siamo in diretta. Siete in compagnia mia e soprattutto in compagnia di Boraffi, di questa grande antica azienda che da qualche anno è presente in televisione, ormai una decina con queste trasmissioni dedicate alla presentazione dei propri prodotti, ma è sicuramente da qualche anno in più che sul mercato, pensate dal 1890. Si occupa e ci occupiamo di eh, collezionismo ad altissimo livello, nell'ambito di quelle che sono poi tre materie di grande prestigio: la filatelia, la filografia, quindi la collezione dei documenti, e la numismatica, la collezione di quella che è la istantanea, come la chiamo sempre io, della storia, cioè della moneta, che non è sempre esistita, ma insomma sulle spalle 2600 anni, quindi sicuramente ne ha viste e ne ha viste tante. Siamo in diretta il lunedì 9 maggio, sono le 21, andremo avanti insieme fino alle 24, quindi tre ore di grande numismatica, lo dico io ma lo dico convinto sapendo quello che è un po' il, il percorso che faremo insieme in questa, in questa serata. Ehm, seguendo anche un pochettino quello che è poi lo, lo spirito della diretta, cioè essere al vostro servizio. La trasmissione come sempre la faccio io ma di fatto la fate voi. Avete due numeri di telefono, uno di telefonia fissa, lo 011 e poi avete un numero di telefonia mobile che potete usare eh, per mandare un sms oppure un più moderno Whatsapp. Il telefono fisso eh, vi aiuta a parlare col centralino. Ecco, parlare col centralino che cosa significa? Significa proprio andare a mh, darci qualche indicazione sulle monete che volete approfondire, sui capitoli che vi interessano maggiormente e poi, perché no, se vi farà piacere, per confermare una o più proposte. La conferma è qualcosa di eh, molto bello, ecco, è qualcosa che esiste proprio solo in televisione, perché non si entra in un negozio, si conferma un maglione e poi o si compra o si esce. Ecco, in televisione, proprio perché non si può... Almeno nella nostra politica, ma penso sia abbastanza diffusa: scegliere una moneta così davanti a uno schermo televisivo. La moneta è viva, pulsa, storia, emozioni e quindi va vista a casa con calma. E allora ecco che la conferma è una visione privilegiata. Chiamate e poi organizzeremo un incontro per mostrarvi quella moneta o le serie di monete che avete individuato. Come? Semplicissimo. Abbiamo la possibilità di accogliervi nei nostri negozi. Abbiamo. Quattro negozi, la sede è a Torino, in via Cavour, in centro, ed eccola qua un'immagine del negozio. Abbiamo un bellissimo negozio a Milano, in zona della Scala, via Manzoni, la, insomma, la zona dello shopping di livello. Abbiamo una filiale, un bellissimo negozio a Verona e poi, ultima ma non ultima, la filiale di Roma in via Condotti eh, dove c'è sicuramente una filiale molto interessante da visitare. Quindi potete venire voi a trovarci nei nostri negozi oppure eh, se eh, raggiungerli è scomodo perché siete a Napoli, perché siete in provincia di Treviso, perché siete in Sicilia, perché siete ovunque, insomma un negozio diventa distante, sappiate che abbiamo noi gli uomini pronti a raggiungervi. Eccoli qua, li vediamo ben schierati, eh, sono consulenti numismatici che possono raggiungere le vostre i vostri domicili e portarvi appunto le monete per fare poi che cosa, quello che dicevo prima, una verifica e una scelta. Poi laddove solo in quel momento la moneta vi convince potrete decidere eventualmente l'acquisto e dilazionare se serve anche il pagamento, perché anche questo è un aspetto importantissimo. Ci arriveremo perché alla fine qualcuno ce l'ha chiesto, ma noi possiamo anche già darvi idee di... di di, di l'azione di pagamento anche in diretta, quindi se volete provare a sentire il centralino, dice: Senti, ma ho visto quella moneta costa 1500 euro, come potrei pagarla? Andrea, che saluta il centralino, è già pronto a darvi qualche indicazione di massima, ma poi andremo a studiare con voi le scelte. A questo punto, io la settimana scorsa oh, mi vedete da solo di nuovo. Saluto Elena che a casa contava di essere qui con me oggi, ma il suo piedone ancora non le consente di muoversi di raggiungere lo studio quindi un caro saluto un abbraccio a Elena da parte mia e credo anche da parte di tutti i telespettatori ti aspettiamo lunedì prossimo quindi non avrai, non avrai scuse e quindi dicevo ehm, parlando con, con il nostro regista Enrico in, che saluto il regia e Federico qui alla camera ragionavamo su un'abitudine che abbiamo un po' perso e che invece vorrei ripristinare perché sono le 9.05 qualcuno di voi magari ha voglia di Guardassi una trasmissione, un film, un... però di solito cominciano tra una ventina di minuti. Quindi adesso vi faccio una carrellata senza grafiche, eh, senza troppi approfondimenti, così che possiate godere dell'insieme della proposta di oggi. Eh, poi nelle prossime ore andremo a leggere le monete una per una e andremo ad approfondire. Fermatevi in qualunque momento istante, eh, riteniate giusto, proprio perché ovviamente siete voi la trasmissione, quindi io mi fermo e vado a raccontarvi la moneta che vi interessa. Un caro saluto speciale oggi va dall'Emilia a chi ha promesso di non guardarmi, ma io non ci credo, secondo me mi sta guardando, quindi la saluto. Bene, allora cominciamo. È una serata come, quelle, come quella di lunedì, come quella di, diciamo, delle ultime due settimane riccamente dedicata a quello che è il prodotto del momento, a quello che è il... Marengo, la storia del Marengo, sapete, l'abbiamo lanciata il 25 aprile. Io l'ho definita la liberazione della Bolaffi, di questa iniziativa che tanto avevamo annunciato e che ci sta vedendo in, questi, in queste prime tre settimane di vita con un successo che è andato, eh, qui tocco legno, al di sopra di ogni più eh, sperata eh, come si dice, previsione. Eh, il, la proposta l'avremo anche oggi in, in visione. Del, del libro del Marengo, della scatola che lo contiene, di tutta quella che è la storia di questa meravigliosa moneta, un capitolo eccezionale della storia europea, noi la ripercorriamo attraverso il passaggio del Marengo in Italia e quindi il volume che ho in mano in un di repertorio che poi vi mostrerò in diretta è proprio il libro, l'enciclopedia del Marengo che abbiamo eh, scritto, realizzato e pubblicato e poi tutto insieme questa grande proposta, questa la ricordo subito proprio a inizio trasmissione perché, ehm, perché abbiamo ehm, praticamente la proposta a 1850 euro per le eh, monete che state già vedendo in, eh, con la grafica delle tre Marenghi quello di Umberto, quello di, di Carlo Alberto e quello di Pio Nono quindi un, è stato proprio un rapido flash ma ehm, sicuramente eh, ne parleremo con minuzie di particolare a questo punto la facciamo poi andiamo a, parlare, a vedere le monete eh, più antiche così cominciamo la trasmissione di là ma volevo farla, la, no, no, farla pure la cavellata così, per dire che abbiamo Uh, questa sera una presenza di marenghi di grande livello. Quindi attenzione a chi ha già iniziato questa raccolta, a chi la stava assaporando, possibilità di scelta questa sera straordinaria. Vediamolo così in rapida sequenza Federico. Io le racconto rapidamente. Il primo, avremo la numero uno, abbiamo il Marengo di Marengo, l'agoniata e ricercatissima numero uno di questa raccolta, di questo capitolo fantasmagorico che è quello del sistema decimale. Abbiamo il Marengo di Gioacchino, Napoleone Mora e quindi i Napoleonici nelle prime due monete. Abbiamo a seguire poi due monete, una più bella dell'altra: sono il Ventilia di Maria Luigia, che si lega ovviamente a Napoleone, e poi il Rarissimo, Ricercatissimo. Questa è una serata speciale per i collezionisti di Marenghi perché. La settimana scorsa, quella prima, abbiamo visto quelli un pochettino più comuni e li avete confermati e acquistati tutti. Ma Maria Luigia, il 20 lire del 48 di Venezia, eh, stasera le abbiamo veramente delle belle. Proseguiamo, Federico, perché l'impegno era proprio a eh, una carrellata rapida. Vittorio Emanuele II, monetato nelle due tipologie, come re di Sardegna a collo lungo e come re d'Italia a collo corto, e quindi avremo anche il passaggio. Al, ehm, a quello che è il dal Regno di Sardegna al Regno d'Italia. Eh, andiamo avanti, andiamo avanti, ecco, questa è una grande anteprima: la possibilità questa sera di scelta dei tre marenghi, tutti e tre, sì, avete capito bene, in qualità ultra straordinaria, quindi elevatissima. Questa sera gli amanti della qualità possono mettersi immediatamente in linea. Non lo dico ancora perché è proprio una una così una pennellata di, di anteprima, ma se volete conoscere le qualità di queste tre monete, cioè dei tutti e tre i marenghi coniati durante il regno di Vittorio Emanuele iii siamo quindi tra i marenghi più rari, più importanti di tutta la collezione: il 20 dell'Aquila, il 20 dell'Aratrice e il 20 del fascio. Quindi, tutte e tre le monete dedicate e coniate durante il regno di Vittorio Emanuele iii Andiamo avanti in questa carrellata. Con i, eccoli qua, anche mh, richiesti, eh, li ho portati, li ho portati in grandissima qualità i nominali più alti, perché giustamente eh, i marenghi sono monete d'oro, 6 grammi 45, 21 mm. Ma Lorenzo, io voglio anche la moneta importante, imponente fisica per dimensioni e peso. E allora eccoli qua, eccoli qua, due capolavori del Regno d'Italia: due eh, 50 lire, il primo sarà quello che vedremo quello del 1911, il Cinquantenario del Regno e poi il bellissimo e importantissimo 50 lire del 1912 della serie dell'Avratrice, una tra le serie più belle, su quel libro dopo lo andremo a vedere del Marengo si parla proprio di tutta la serie lavatrice perché è assolutamente unica. E poi Tenersi Forte, sì, 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 lo state vedendo, non è un miraggio, è un 100 lire, un grande 100 lire di Vittorio Emanuele III quel grande 100 lire del fascio, appunto il cosiddetto fascione, per distinguerlo dal fascetto la più piccola moneta che avete intravisto prima, che è il marengo, e il 100 lire del fascio in una qualità, mh, non dico unica, ma pressoché fior di conio, qui, qui lo voglio dire, siamo all'80% di qualità, eh, quindi grandissimo, grandissimo, livello. Lorenzo, ho sì, già una richiesta sì, Caro Gino, buonasera, benvenuto. E, eh, il Marengo di Venezia, me lo vai a inquadrare Federico per favore, perché il signor Gino, che è un attento collezionista di Marenghi, ha colto nella moneta del eh, governo provvisorio di Venezia, quella moneta coniata nel 1848, dopo eh, appunto, eh, la, il passaggio di questi moti rivoluzionari che sono arrivati, sono partiti da Milano e sono arrivati fino a Venezia e hanno portato aria di libertà e di indipendenza. E i veneziani nel 1848 si riappropriano dei propri territori con grandissimo sacrificio, soprattutto di vite, e coniano, eh, anzi promulgano un governo provvisorio e vanno a eh, fare quello che si va a fare per dimostrare che il governo c'è, batter moneta questo esemplare coniato nell'unico anno, 1848, in 5.210 esemplari, che è difficilissimo da trovarsi perché ehm, gli austriaci quando tornarono, poi eh, seppero eh, da, davvero dar violenza eh, repressiva a questi atti dei, dei veneziani, così come avevano fatto con i milanesi. E quindi le monete da coniate erano poi soltanto pochissime, una solo in oro, eccola qua, furono pressoché distrutte tutte o chieste come pagamento di gabelle di tasse. Bene, la moneta che per rispondere al signor Gino è consigliargli davvero la conferma in visione è quella di una moneta al 60% di qualità, una moneta quindi in una qualità superiore, decisamente superiore, a quel 50%, adesso vi faccio vedere di cosa sto parlando, perché giustamente il signor Gino poi sì, non ti preoccupare, è avvezzo alla materia, ma quando io parlo di 50, di 60, vado a riferirmi a quello che è lo stato di conservazione della moneta. Le monete, i gentili ospiti, si scelgono e si comprano e si pagano e si devono scegliere e si devono comprare e si devono pagare per quel che valgono, non per quel che sembra. E allora il catalogo, il 20 lire di Venezia, è catalogato sul nostro preziosissimo catalogo. Ecco, ci racconta la storia della moneta e ci indica una qualità media del 50%. Questo è cosa intendiamo con 50%? Quello che normalmente è possibile trovare sul mercato. Bene, poi in una serata, in una. In un anno che è l'anno del Marengo, dove Bolaffi ha lavorato proprio per questo progetto di grandissimo livello che è la storia del Marengo, ecco che disporre di un esemplare al 60% immediatamente ci dà l'idea di una moneta che merita di entrare in una grande collezione. Allora, chi sta pensando ai Marenghi, e mi fa piacere che, sapere che ci siete, e sui Marenghi bisogna essere rapidi, signori, perché... La eh, novità non è tanto nella moneta, perché evidentemente moneta del 1848, ecco qua il Manin che eh, va poi a promulgare questa indipendenza italiana di Venezia. Ecco, quando si va a proporre un prodotto nuovo, per noi il prodotto nuovo è questa meravigliosa raccolta, il libro, il volume, la scatola, i cofanetti innovativi, c'è un esploit di domanda, eh, quindi noi stiamo cercando di soddisfare tutte le vostre richieste. Il portare in trasmissione lunedì sera monete di questo livello, voi lo sapete, è il mio vezzo, è la mia attenzione, il mio rispetto nei vostri confronti, perché voglio che siate i primi a poter scegliere in un panorama di tutti che partono dallo stesso punto. Quindi eh, non c'è il, eh, il funzionario di Milano che conosce il, il cliente, lo vuole, prende la moneta, se la fa mandare gliela vende e voi non ne avete neanche a sapere. no. Qui tutti allo stesso punto di partenza, a questo punto io do anche la quotazione di questa moneta che è il famoso 20 lire del governo provvisorio di Venezia, qualità 60%, richiesta di 10.750 euro. 10.750 euro, bene sì, lo dico e lo dico eh, con la convinzione dei numeri, non con la convinzione di chi si autoconvince, è una delle più rare di questa raccolta. Anzi, oggi, forse tra i Marenghi, e tolgo anche il Forse, che ho disponibile, è il più raro. E non a caso ha colto l'attenzione di, qual di qualche telespettatore, e già siete due o tre su questa moneta, giustamente, che vi siete accodati. È disponibile, l'ho data in dedica speciale, giustamente, al primo che ha chiamato. Ma sappiate la mettere da parte, come anche con l'idea di magari un pagamento dilazionato nel tempo. Perché. Iniziare una raccolta di marenghi e mettere già dentro le più rare è cosa giusta, è cosa buona e giusta. Perché è cosa buona e giusta? Perché vai già a vedere l'arrivo, non solo la partenza. Eh, rimandare l'acquisto di eh, marenghi più comuni eh, si può fare. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono marenghi che hanno, monete e marenghi in particolare, che hanno una frequenza di passaggio più comune. Quindi me li vedrete offrire. Il Marengo di Vittorio Emanuele II, che avete oggi eh, intravisto. ha detto giusto: signora, delle 100 lire del fascio. E. capite? Sì, il. Il, è stato il, stato um, stato il 20 lire di Venezia. Perché? il 20 lire di Vittorio Emanuele II e di Umberto e di sì. Vittorio Emanuele II, quello corto e quello lungo, hanno una frequenza di passaggio maggiore. Ma perché? Perché ne hanno coniati di più. Quindi la mia. Il mio consiglio, quando io vi dico andate a scegliere i più rari subito, dice Lorenzo, Ma grazie, sono i più cari. Bello, te vuoi vendere più, e fare più soldi? Sì, è vero, anche quello, sì, perché io sono qui a fare una televendita. Ma credetemi, siccome chi mi conosce lo sa, siccome faccio il consulente informatico, informatico numismatico, l'ho fatto il consulente informatico, eh, ero ancora ragazzino. Ecco, il consulente numismatico vi deve dare dei consigli, dei buoni consigli. E chi li sa accettare poi mi ringrazia perché dice Lorenzo ho fatto bene tre anni fa, ho completato il percorso dei Marenghi, ci ho messo tre anni, ma ho fatto bene tre anni fa a scegliere i più rari, perché dopo non me li fate più vedere, me li fate vedere in qualità bassa, con i prezzi che continuavano a salire. Attenzione, attenzione, dai. Allora, eh, un saluto a tanto e ai, ai, ai simpatici commenti che arrivano. Allora, allora sui Marenghi ci torniamo. Abbiamo fatto la carrellata dei memori, vero sì? Allora andiamo a vedere le monete antiche, le monete greche e le monete romane. Una piccola selezione, ma molto attenta, molto ragionata, eh, che ci regala eh, una moneta greca d'oro, una moneta d'argento e poi vedremo le monete romane. Eh, poche monete, poche monete. Eh, qualcuno si lamenta, qualcuno ci sta anche un po' così tirando i piedi come si suol dire, dicendo ma... Come mai non vedo più monete greche e romane? Non le, eh, non le state più spingendo? Non c'è un motivo? <ride> Sapete qual è il motivo? Siete voi il motivo. Siete il grande successo che queste monete hanno. Il grande successo delle monete romane e greche che voi avete amplificato a livello nazionale ma che è un successo internazionale e che arriva da 2000 anni e che si colleziona da 1500 almeno. E allora ecco che sulle monete romane e greche... Noi facciamo davvero una fatica enorme nel mettere a disposizione vostra la disponibilità che ci chiedete. E, e questo io ritengo sia un buon segno, perché così come mi ha insegnato Alberto Bolaffi, il nostro presidente, che mi disse eh, quando un giorno gli disse, ma signor Alberto non, non ci sono le monete, non riesco ad avere le monete a sufficienza per i miei clienti. E mi disse un bene la morte, perché se ci fossero tante monete evidentemente non sarebbero così rare come giustamente andiamo andiamo dicendo quindi ehm, una, Andrea una gentile telespettatrice sì. dall'Alessandrino dal ci chiede se possiamo dirottare eh, sul fascetto e il fascione oh immediatamente che posso dare far, un salutare una signora eh, non si è ah, va bene Alessandria buonasera no, sito, la... <ride> Alessandria buonasera il fascetto e il fascione è una signora sì. giusto Andrea? È una signora. ok sì. cara signora il fascetto e il fascione che hanno colpito la sua attenzione si chiamano proprio fascetto e fascione perché hanno lo stesso tipo di conio, coniato però su dimensioni differenti. Su un 20 lire Marengo del peso di 6,45 grammi e di 21 mm di diametro, e che viene chiamato fascetto per poi distinguerlo dall'enorme e importante grande fascione. 100 lire del fascio che poi andremo, andremo a vedere queste due monete hanno una curiosità che le rende uniche in Italia e in Europa per quell'epoca siamo nel 1923 siamo a commemorare il primo anniversario della Marcia su Roma ottobre 22 voi lo sapete, la storia ci ricorda questo, eh, questo importante avvenimento nel 23 Vittorio Emanuele III sua maestà Vittorio Emanuele III chiede che vengano coniate delle monete per commemorare questo primo anniversario. I tecnici della zecca chiedono al re eh, disposizione nel mer in merito a dimensioni e eh, peso delle monete, ormai siamo nel, in, in un'epoca in cui il sistema decimale è praticamente saltato, cosa vuol dire? Che non c'è più la parità tra peso della moneta e, di, e, e valore nominale, tra intrinseco e valore nominale. Cosa vuol dire? Mi spiego meglio. Che 20 lire, fino al 1912, moneta che adesso poi andremo a vedere, valevano tanto oro quanto pesavano. Cioè 6 grammi e 45 d'oro, 900, valeva 20 lire. Nel 1923, quelle, quel, quei 6 grammi 45 d'oro, signora, valevano 4 volte, valevano 80 lire. Allora, cosa è successo? È successo che il re dice: No, io voglio che venga coniato un Marengo perché voglio una soluzione di continuità col Marengo. Vedete quanto si ripropone il Marengo. Ma costringendo di fatto a coniare una moneta che non poteva circolare perché valeva di più, cosa è successo per la prima volta? È successo che viene venduta quattro volte il suo valore nominale, quindi nel 1923. Chi voleva comprare un marengo del fascio doveva pagarlo quattro volte, quindi 80 lire. La moneta, torniamoci un attimo che voglio dare anche la quotazione a vantaggio della signora che giustamente è rimasta colpita, anche perché voglio raccontare di una qualità che è stra stratosferica: è un 80% di qualità questa moneta. È un 80%. È un 80%. È un 80%, 80% significa che è, è enormemente superiore alla media. La media di catalogo di questa moneta ci parla di un 60% e qui ci troviamo di fronte a uno degli esemplari più straordinariamente conservati che sia disponibile. E, eh, no, mi chiedo scusa, ho, detto, ho, di, ho dato la quotazione del 100, no, sono tutti e due all'80, sì, 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 bellissimo. l'otto il numero 10... La richiesta è di 6.395 euro per un 20 lire del fascio tra i più belli disponibili sul mercato in questo momento. Ne fecero soli 20.000 furono venduti, non tutti. E quindi eh, chi poteva pochissimi spendere 20 lire in quegli anni, in quell'anno per avere una moneta da, per ricordo, era veramente un numero limitatissimo. Stesso discorso, ma amplificato, viene fatto e qui. Eh, davvero diamo eh, un caloroso veramente benvenuto a un cento lire del fascio così particolare, così bello. Ecco, io sono sicuro che questa è una coppia che non a caso ha colto l'attenzione di una nostra gentile amica, perché due, queste due monete vivono in un dittico naturale, sono il 20 lire del fascio, fascetto, e il cento lire del fascio, cosiddetto fascione. Fascione per le sue grandi dimensioni, perché siamo passati quindi a un centolire, <ride> Ma quando vai a fare un 100 lire nel 1923, eh, ti ritrovi con la stessa situazione appena raccontata per il 20 lire. Quindi ti ritrovi con un, eh, una moneta che pesa 32 grammi e 25, g, che ha un diametro di 35 mm, così come doveva essere un 100 lire del fascio. Così come doveva essere un 100 lire del fascio. Ma viene venduto anche lui a quattro volte il suo valore nominale, 400 lire. E allora se 20 lire erano difficili da destinare così a, un, a una moneta commemorativa, immaginate 400 lire nel 1923. E quindi anche qui i 20.000 pezzi cognati diventeranno, eh, verranno messi in vendita tutti, ma ne verranno venduti pochissimi. Una cosa che avrà colpito sicuramente la nostra gentile amica che ci sta seguendo è il colore di questa moneta, di questo 100 lire. Si starà chiedendo ma come mai è dorma non brilla? È un difetto della televisione, un difetto delle luci. Questo è un 100 lire del fascio tra i più belli che io ho visto perché ha una patina intatta. Cos'è la patina? La patina è quella colorazione opaca, vedete, che la moneta ci regala che non è un difetto di tempo, ma è proprio una caratteristica che è stata creata alla nascita della moneta. La moneta, quando fu preparato il primo, i primi campioni, i primi esemplari di prova, e vennero portati in visione a Sua Maestà Vittorio Manuele III, lui non gradì molto, non gradiva soprattutto la presenza di alcuni sfidi di lavorazione. Cosa succede? Succede che la moneta è stata impressa con una impronta medagliistica, molto... Profonda, molto alta, non si usavano all'epoca questo tipo di: si, le medaglie si facevano così. Lui voleva questa moneta assolutamente tridimensionale, ma la macchina dell'epoca, quando andava a battere il colpo, lasciava qualche piccolo segnetto nel campo nella parte non coniata. E allora Vittorio Terzo disse: No, non mi sta bene, non lo voglio. Trovate una soluzione. La soluzione sapete quale fu? E fu la prima volta brevettata in Italia. Eh, satinare, sabbiare la moneta e creare quindi una patina che è andata a coprire quelli che ha detta del, 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 del re erano dei difetti in realtà difetti non ce ne erano la moneta è stupenda ecco, quella patina gentile amica è in questo esemplare praticamente intatta perché anche qui l'80% ci regala una moneta eh, superlativa assoluta i fascioni all'80% i fascetti all'80% si valutano, si guardano, si mettono a fianco, guardate, guardate, 80 80, arrivano tutte e due da una stessa raccolta, non ci sarebbe stata la possibilità diversamente di averli. 80%, il catalogo, lo voglio mostrare, che cos'è il catalogo? Il catalogo è la bibbia di queste monete, dove andate a trovare gli elementi di descrittivi tecnici anche di tipo commerciale. E allora se io vado a cercare il 1923 e vado a cercarmi il cento lire del fascio, faccio una scoperta interessantissima. Faccio una scoperta che è la seguente: eccola qua, qua c'è chiedo l'aratrice, ecco, 59-62. Eccoci qua. Vedete, questa è la pagina dedicata al fascetto e al fascione: fascetto e fascione, 20.000 pezzi tirati, 20.000 pezzi coniati, non uno in più. Qualità medie cosa vuol dire? Vuol dire che queste monete, quando sono state comprate nel 23, come potete immaginare, non è che avevano cofanetti, capsule protettive. O avevano dei sacchettini, delle bustine. Quindi spesso conservati a contatto una con l'altra si sono rovinate le patine. Ecco che la qualità media infatti è 60 sia per il 100 lire che per il 20 lire, sia per il 100 che per il 20. Beh, trovare due esemplari all'80% e eh, signori, chiunque, qualunque altro mercante vi direbbe che la moneta è pressoché fior di conio, allora io lo dico con piacere che il l'otto numero 13, il 100 lire del fascio all'80% ha una richiesta di 10.825 euro ce l'hai un'immagine del 100 e del 20 da affiancare magari, da far vedere ancora un dedica un momento a chi è stato così gentile la nostra amica di Alessandria di, di richiederne la visione ecco, sono due monete che se hanno colpito la sua attenzione eh, chiami per vederle a casa perché per quanto io mi possa assolutamente eh, mettere in condizione di mostrargliela eh, diventano comunque una, una sfida costante con le luci, con i riflessi, le rifrazioni dello studio 80% due monete una più bella dell'altra eh, tolgono, tolgono il fiato io ehm, non insisto ulteriormente perché poi sono monete che chiaramente Accolgono l'interesse di molti telespettatori, il Marengo per la sua eh, vicinanza proprio con la collezione completa dei Marenghi. Ma il fascetto e il fascione, eccoli qua, meravigliosi. E vedete la differenza tra il fascetto che è d'oro e brilla, anche se eh, in, questa, in questa immagine chiaramente la luce un po' la penalizza, e il fascione è d'oro ma non brilla per la presenza di questa patina, incredibili. Bene, io ho ehm, una visione tranquilla. La, la farei in un, con, un, con un appuntamento tranquillo e con la moneta sul tavolo, anzi con entrambe le monete. Quindi Andrea è disponibile, se è piacere, signora, eh, le mettiamo da parte, senza impegno. Ecco, lo ripeto, senza impegno cosa vuol dire? Poi insomma state parlando con Bolaffi, eh, ci parlo un po' addosso, come si sa dire. Bolaffi è un'azienda storica, c'è da 126 anni e la sua, il suo modo di fare è un modo di fare, lo definiscono tanti nostri clienti Sabaudo, quindi molto eh, delicato, molto poco invasivo, noi l'unico modo che conosciamo per vendere le monete francobolli è mostrarle ai nostri clienti e non sempre quando si mostra poi un oggetto quell'oggetto viene acquistato perché è nella natura delle cose ed è il nostro mestiere se fosse così non saremmo qui a dannarci, <ride> da, e io non sarei qui dalle 9 a mezzanotte a raccontarvi di monete proprio perché ci deve essere deve nascere una empatia da parte vostra rispetto all'oggetto se non nasce ci siamo conosciuti e ci sarà magari un'altra occasione quindi tra l'altro Alessandria, la provincia, sarò domani in provincia di Alessandria tra l'altro, è una combinazione, però per dire abbiamo un funzionario, può, è una persona molto preparata, sia piacere, un colpo di telefono. Bene, torniamo su quelle monete antiche perché giustamente abbiamo tenuto un po' in sospeso e poi eh, riprendiamo con la carrellata, ma la, la, la trasmissione appunto, la state facendo voi, io sono molto contento e quindi quello che ho detto all'inizio giustamente è, stato, eh, è, è cambiato perché... Siete entrati prepotentemente in trasmissione. E di questo vi ringrazio. Allora, eh, un salto indietro nel tempo lo facciamo fino al 325 a.C. Dicevo prima di come sia di sempre più difficile avere disponibilità di monete greche e romane eh, proprio per la grande domanda vostra, per la grande attenzione che il pubblico televisivo e di tutti i nostri clienti ha nei confronti di queste monete. Quindi ehm, la selezione contenuta di questa sera è proprio il risultato anche di quello, ma non disperate perché ci saranno sempre nuovi arrivi, sempre nuove opportunità. Ma due monete, due, ma una più bella dell'altra, io le valuterei con attenzione questa sera, perché abbiamo una moneta d'oro, una moneta d'oro di Atena, quindi qui siamo entrati in un mondo in cui non parliamo né di re, non parliamo né di imperatori, ne parleremo dopo, parliamo di divinità, parliamo di divinità greche. Il mondo greco... Il mondo che ci riporta indietro all'epoca all dei grandi condottieri, all'epoca dei re Macedoni, eh, amava celebrare le proprie divinità coniando monete, quindi le monete che eh, circolavano nel mondo greco, in tutto il Mediterraneo, erano monete coniate a favore a vantaggio e dedicate alle divinità. Le divinità dell'Olimpo, come voi sapete, non erano tantissime, e quindi cosa è successo? È successo che le monete sono state coniate in luoghi diversi, in momenti diversi, a volte dedicandole alla stessa divinità, quindi una moneta di Atena, come in questo caso, può essere coniata magari nel 140 a.C. ad Atene, oppure come in questo caso, nel 325 a.C., pensate in Macedonia, nella zecca di Pella. Perché nella zecca di Pella in Macedonia? Perché siamo nella massima espansione del mondo macedone. Allora, se andate a riprendere un vecchio libro di, di scuola, o un, oppure semplicemente vi collegate via internet alla Libra Enciclopedia del Pensiero, e andate a leggere le gesta di, dei grandi re macedoni, Scoprite con facilità che c'è stato un momento di apice in cui un uomo al secolo Alessandro Magno seppe portare alla massima espansione questo grande, grande regno. E Alessandro veramente conquistò una, un territorio così vasto, così importante che pochi altri dopo di lui riuscirono nella stessa impresa. Le monete quindi coniate durante la vita di Alessandro Magno si rifanno spesso a due divinità, una è Apollo e l'altra la gemella Atena. E oggi disponibile in una tra qualità molto bella, molto interessante perché siamo di fronte a un 40%, una, uno statere, questo è il nome della moneta, si chiamavano stateri. Cosa vuol dire statere? Statere significa tre dracme. L'unità di misura del mondo greco è la dracma, poi si monetavano come multipli e sottomultipli. Quindi eh, dracme, midracme, didrammi, tetradrammi, stateri. Stateri poteva essere d'argento, d'oro, di bronzo, quindi non, è, non identificava, attenzione, la, ehm, il metallo, identificava il peso, il valore in dracme. Questo è uno dei rari stateri d'oro, con l'immagine bellissima, quella statua, che va sicuramente a rendere altrettanto giustizia e bellezza a un oggetto che, Signori, una statua non è facile da realizzare una statua, eh? perché una statua è un blocco di marmo da cui devi tirare fuori quell'immagine e non puoi sbagliare. Però lavori su grandi dimensioni, lavori con strumenti che ti permettono di eh, ottenere il risultato che vuoi per fasi successive. Signore, battere moneta con un colpo di martello duemila anni fa e ottenere un'immagine così sacrale, così elegante, così bella, così coinvolgente di questa dea Atena, la dea, una dea guerriera, ma proprio come quell'immagine, quel volto ci racconta con un viso dolce, con un viso furbo, passatemi il termine, non c'è Elena, quindi uso un termine, una furbizia femminile, eh, Elena. Dea guerriera, della sapienza, della tessitura, della guerra, ma non di quella guerra violenta come Ares suo fratello. Ed eccolo quindi colto dall'incisore questo aspetto in maniera assolutamente importante e museale. Museale. E museale è importante. E il rovescio, questa moneta, signori, attenzione, è coeva alla vita di Alessandro. Esistono coniazioni successive, postume, altrettanto belle, altrettanto importanti. Ma quando c'è una moneta che è stata coniata durante i regni di Alessandro e Filippo sappiatela valutare subito. E quando c'è una moneta con un rovescio così particolare, perché ritroviamo. Su questo rovescio la Nike, la vittoria ricorrente nelle monete greche, nelle monete romane, addirittura nelle monete del Regno d'Italia. Pensate alla vetta. Ecco la Nike che tiene una corona in cammino intanto verso sinistra, quindi ha un movimento, e eh, tiene in mano questo, questo, questa corona. E poi un'asta, un bastone, un una lancia. Un ecco, la cosa curiosissima di questa moneta, sono due aspetti. La presenza parallela, lo vedete alla destra del vostro teleschermo, parallela all'ala della Nike, la scritta Alexandros. Alessandro. Alessandro Magno. Eh? Alessandro Magno. E poi... E poi guardate, guardate che particolare, speciale. La vedete? Eccolo qua, un'immagine incredibile, un, un, un bellissimo Alessandro Magno. E eh, quell'Alessandro viene citato e riportato su questa moneta. E poi, e poi, la vedete? Adesso non so se si riesce a vedere, sotto la mano della Niche che corre parallelamente all'ala sinistra. Vedete quell'elemento che comincia con un piccolo cerchiolino e scende giù? È una clava, è una clava, è una clava. La presenza della clava rivolta in basso ha un significato veramente pazzesco perché indica proprio la parte, la vit le vittorie, le sottomissioni che Alessandro costringe. Ai territori che lui va a conquistare, dove quindi la moneta circola, la clava in basso, questo richiamo la forza erculea che in qualche maniera ispira Alessandro, l'andiamo a ritrovare sulla, sulla moneta. Moneta in qualità 40%, qualità altissima, la richiesta per quello che è l'otto numero 30. Pensate 14.300 euro, e qui significa entrare. Nell'Olimpo del collezionismo e qualcuno sta dicendo: Lorenzo, allora cambio canale perché? e non chiamo perché io non sono un collezionista. Bene, lasciala, lasciala a qualcun altro, eh, lasciala sempre a qualcun altro. Ci, ci sono i secondi, i terzi, i quarti posti, ma nella scelta delle grandi monete non ci sono i secondi, i terzi e i quarti posti perché le monete si scelgono quando passano. Quel fascione all'80% c'è cioè, oggi, ne abbiamo visti i fascioni, è in dubbio. Non mi sentirete mai dire l'unica volta al mondo in cui vi ho portato un fascione, ma ditemi quando ve l'ho portato all'80%, ditemi il fascetto all'80% quando ve l'ho portato, ditemi una Atena coeva, coniata durante il regno di Alessandro, questo è il certificato di qualità, con il rovescio particolarissimo con questa clava rivolta verso il basso. Prezzo identico ad altre tipologie di moneta. Ma sappiate le scegliere quando ci sono le grandi rarità, non lasciatele sempre agli altri, mai, mai, è un peccato. Sapete cosa mi ha colpito? Ed è questa una provocazione. La, la, la moneta successiva, che adesso vi mostro in modo che possiate eh, entrare nella consapevolezza completa di scelta. Nel frattempo, stiamo vedendo ancora questa immagine della Nike. È una moneta che eh, io, qualcuno sta dicendo, ah, vabbè, ma. L'ho già vista, sì, l'hai già vista, amico mio. L'hai già vista perché questa moneta è un cruccio del sottoscritto e infatti è una lotta costante ogni settimana con, la nostra, eh, con il nostro ufficio di gestione. L'ufficio di gestione cosa fa? Manda in giro nei vostri punti vendita le monete. Una moneta la mando a Napoli, una moneta la mando in Sicilia, una la mando in Calabria, l'altra la mando in Veneto, l'altra la mando e così via. Allora c'è cioè una moneta che io ho blindato. E non la vado a nessuno se non a chi conferma in televisione. Perché? Perché io questa moneta, ve lo devo dire come è andata. La portai in televisione, forse già un paio di mesi fa, fu confermata immediatamente, telefonata subito, fu valutata poi dalla persona che la confermò che non l'acquistò perché poi, vi dico la verità, ha fatto una scelta ben più importante. Come capita, l'abbiamo detto no? tante volte. La vedo, dice, la, mi piace, la prenderei, però ho appena scelto altro. Ho speso tre volte quello che pensavo di spendere. Questa, a questa moneta rinuncio. E io l'ho fatta rientrare e ho deciso che diventava il mio punto di, or, di onore, di orgoglio. Perché una moneta di Zeus, il padre di tutti gli dèi, una moneta quindi che si va a elevare tra le monete più rare della raccolta in argento, quindi un tetradramma, una, una di quelle monete che tutti coloro i quali hanno iniziato una collezione di monete greche hanno voluto avere in collezione. È una moneta che tutti coloro i quali non hanno cominciato una collezione di monete greche hanno detto una almeno la prendo e voglio quella. E allora vediamola questa, questa moneta, chiedo alla regia di inquadrarla, perché è un tetradramma di Zeus. Così bello, così definito, così dettagliato nei suoi elementi classici, quindi la barba, i capelli che si vanno a fondere in un unico elemento, con questa corona che va a cingere eh? la testa laureata di Zeus. Una moneta tra l'altro che assolutamente io vorrei fosse scelta in conferma con quella di Atena perché sono due monete che vanno a braccetto come il fascetto e il fascione, perché sono eh, coniate questa durante il regno di Filippo II, padre di Alessandro, e quindi coeva anche questa, e l'altra invece durante il regno di eh, Alessandro. Ed ecco qui Zeus. Guardate la, eh, sì, una statua di Zeus è qualcosa di meraviglioso. Ma le statue non le potete comprare, le statue non le potete conservare, dove le mettete? A parte comprate ma una moneta, la potenza, la testimonianza che ci dà, una moneta del 323 a.C. con il volto di Zeus sul diritto e sul rovescio, uno dei rovesci più classici di questa moneta ma che quando è così bello è elevata alla massima potenza espressiva con questo giovane cavaliere al passo e quindi un cavallo, un cavallo io mi, do, dove do di matto su questa moneta e sulla tridimensionalità del diritto e sulla incredibile eleganza di questo cavallo. Non è un cavallo quello, non è un cavallo, è un monumento, è un, è un monumento equestre. Guardate le fasce muscolari, ma stiamo capendo o no che parliamo di una moneta? Eh, non è mica un, un quadretto, non è mica un dipinto. Non è mica una riproduzione, è una moneta autentica con un'immagine enorme di un cavallo, con una ricchezza di dettagli. Ma toglietevi la soddisfazione di dire: chiamo il centralino, dico, faccio una premessa. Buonasera, mi chiamo Lorenzo Lamorte e voglio prenotare questa moneta, e, eh, ma non la compro. Lo dico già: posso vederla? La risposta sarà sì. E allora, perché non fate questo esperimento? Fate gli esperimenti della vita, lo fate con la tecnologia, eh? e poi spesso vi lascia la, la mano in bocca. Fate l'esperimento di tenere in mano, come sto facendo io in questo momento, una moneta così enorme per importanza, per tridimensionalità. Perché se non si capisce questo, scusatemi, ma non ha senso guardare una trasmissione come la nostra. Non vuole essere un atto di scortesia, la mia, vuole essere una, un appello, vuole essere un, veramente un richiamo a chi sa apprezzare le grandi monete, a chi sa gustare la bellezza delle grandi monete. E allora eccolo il cavallo, eccolo il cavallo che mi ha veramente rapito e che sono sicuro che, deve, che rapisca anche voi. Guardate che meraviglia! E poi l'Aflaston, sapete cos'è l'Aflaston? Vedete questo elemento tra le zampe del cavallo? È l'Aflaston, che era praticamente quella figura in legno che si metteva sulla punta della nave, quella che serviva a... Sì, fa molto caldo. Eh, sì, 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 se riusciamo accendiamo un momento. L'Aflaston, eccolo qua. Una moneta, così come quella di Atena con la clava, che è ricca di particolari e di dettagli. La vogliamo lasciare per l'ennesima settimana? Lasciamola, io vi do la quotazione, io vi do il prezzo e voi fateci una pensata, l'8 e il 29 la richiesta è 3.000, eccolo sì, bravo, 3.520 euro per una moneta veramente che merita la vostra attenzione, merita il gusto di godere dell'opportunità dell di valutazione. Non volete farlo? Io insisterò, è un mio cruccio è Andrea, finché non chiama qualcuno per quella moneta... La rete vendita non avrà modo di vederla. Perché? Perché queste sono le nostre trasmissioni televisive. Posso avere un'immagine un mia, una camera? Une, le trasmissioni televisive sono un modo per conoscere i clienti, anche i clienti nuovi, servire i già clienti e conoscere i clienti nuovi. E allora a me piace entrare, me ne inteso come Bolaffi, poi sarò io, sarò un funzionario, sarete voi nel nostro negozio, entrare già con. Portandovi il meglio, portandovi il meglio, non mi interessa entrare, mi interessa portarvi il meglio perché possiate valutare il meglio e il meglio quando c'è va scelto, questo è il mio cruccio. Allora, quell'Atena e quello Zeus, prendetevi il piacere di valutarli, non di comp comprare. Comprare è un verbo a venire, magari poi dopo averlo valutato, dopo averlo... dice. Ma fermo un attimo, Lorenzo, stasera. Eh, stiamo parlando troppo in maniera romantica, ma io devo essere molto concreto con eh, i miei risparmi. Qui, io, tutti i giorni guardo il mio smartphone e scopro che la borsa ha perso di qua, ha perso di là, oppure ha dei rimbalzi, non capisco, sto cercando un'alternativa, ma mi, mi, perché mi consigli questa come alternativa? Me la consigli? Allora, consigliare si fa in fretta, no? perché io vendo monete e consiglio monete, vendessi... Smartphone direi che l'investimento migliore della vita è probabilmente lo smartphone. Ma in realtà per me è molto semplice questo uh, um, chiacchierare con voi grazie, grazie. perché? <ride> perché scusate, mi arrivano i messaggi in, in diretta che mi fanno sorridere, <ride> hai ragione, hai ragione. Elena ti, ti chiamano, Elena ti cercano, eh, ti, ti mandano complimenti fiori virtuali. Però anche io insomma, dai metto il mio, piccola parentesi chiusa. Dicevo, la, eh, la numismatica, la grande numismatica, è sempre più un ottimo investimento inteso come bene rifugio per un'alchimia che non ha inventato la Bolaffi. Questi oggetti hanno 2500 anni, 2000 anni, 150 anni, sono irripetibili, non si possono fare più. Questo è chiaro, questo è chiaro. Quello è il bene rifugio, l'oggetto non ripetibile. Allora voi scegliete una moneta oggi. E ne togliete una dal mercato. Io la settimana scorsa avevo sei aurei romani eh, e un gentile amico ha chiamato e ha detto: Li voglio, non ce li ho più. Quindi, quando ci sono gli oggetti, le monete importanti si scelgono e la scelta è una scelta anche in visione futura. Quindi, voi togliete dal mercato una moneta. Andrea, abbiamo. Il signor Luciano dalla provincia di Milano conferma il tetagramma di Zeus e saluta. Oh, dov'è il signor Luciano? Signor Luciano del provincia di Milano, eh, un caro saluto, è un po' che non lo sentivamo, Signor Luciano, e eh, quindi Pietro sicuramente eh, avrà modo. Allora lo dedichiamo al Signor Luciano, questo bellissimo tetadamma. Ed è il Signor Luciano, mi permetto, tanto per voi è un nome, eh, sta facendo un percorso eh, per i propri nipoti e quindi sta facendo pian piano una collezione e quando trova la moneta giusta la inserisce, perché vuole giustamente che i propri nipoti... Possono avere il meglio e quindi in questo caso ha saputo scegliere un grande Zeus. Complimenti e un saluto al signor Luciano perché eh, mi fa davvero molto piacere. Mi vai a dare ancora un'immagine di, quell di quell'Atena, di quello statere di Atena, poi, poi andiamo a vedere le monete romane e poi abbiamo ancora tutto quanto il discorso dei Marenghi, ma insomma c'è tempo, tempo. Questa Atena, questa Atena, è un'atena coniata durante. Il regno di Alessandro Magno ha un profilo della dea con l'elmo corinzio ornato dal serpente crestato e il rovescio della vittoria, la nicchialata con la clava. È un elemento assolutamente atipico per una moneta di Atena. Lo dicevo prima: Ares, il dio della guerra, gemello di Atena, fratello di Atena, era praticamente violento, si buttava nella battaglia, poi sapete parliamo di divinità, con questa è mitologia. E quindi la clava me l'aspetto su una moneta di Ares, non su una moneta di Atena. E quindi Lorenzo cosa vuol dire? Vuol dire che stai scegliendo una moneta con un rovescio pazzesco e non la stai pagando un centesimo in più. Se io vado a prendere la moneta e lo vado a fare la pagina del catalogo di Atena, Dedicata ad Atene, eccolo qua. Questo qua è il catalogo delle monete greche. Chiamate anche per i cataloghi, se siete in una fase intermedia, ma vorrei capire qualcosa di più, mh, chiedete un catalogo, ve lo spieghiamo, un contrassegno. Non è che veniamo per forza a disturbare. Però ecco che con i cataloghi, in questo caso delle monete greche, potete magari avviare un piccolo percorso. se Io vado a mostrarvi la pagina dedicata ad Atena e allo statere di Atena. È eh, sì che lo vedo uno statere di Atena. Bello! Macedone, con la Nike, con la Corona, con Alexandros che non è assolutamente visibile in maniera completa come lo è sull'esemplare che adesso vi vedremo, ma qualcuno chiami e mi dica la clava dov'è? Eh, intanto Alexandros, guardate come siete bene sulla moneta, E la clava, dov'è la clava? E allora regalatevi, e qui mi faccio sofisticato e parlo già ai collezionisti ai clienti Bolaffi, ai tanti amici che seguono le mie trasmissioni e che, a cui dico fa come stanno facendo molti, cioè, ma io a te non ce l'ho, non importa, non importa, ne prendi un'altra e ne prendi un'altra. E cosa ne faccio di due? Ognuna brilla di luce propria. E le particolarità, le particolarità oggi non le paghi un centesimo in più, ma questi cataloghi cambieranno tutti e allora ti troverai a dire quanto ho fatto bene a scegliere quell'Atena con la clava, quanto ho fatto bene ad approfittare di quell'occasione che mi ha dato Lorenzo quella sera, quanto ho fatto bene ad ascoltare un buon consiglio, perché me lo ritrovo, perché me lo ritrovo. Andiamo avanti, andiamo avanti, voglio far vedere le monete romane, perché a proposito di Erovesci, e qui so che c'è qualcuno che sta ridendo, ehm, abbiamo ehm, da vedere eh, una moneta dedicata a Traiano, che è una, un aureo di Traiano, un aureo di Traiano coniato nei primissimi anni del suo regno. Eh, siamo passati, abbiamo fatto così un balzo in avanti di circa 300 anni, vedete com'è semplice in Bolaffi. E, mh, 300 anni, così. Pensate a 300 anni fa, vi sembra già di andare nella preistoria, no? Perché è 300 anni anche nel mondo romano greco sono tanti anni. È cambiato tantissimo il mondo. C'è un impero romano che governa su tutto il Mediterraneo, su quasi gran parte del nord Europa, dell'Europa dell'Est. E c'è un momento importante in cui questa espansione è al suo culmine ed è il regno di Traiano. Eccolo qua. Sapete cosa mi fa impazzire di questa moneta? Mi fa impazzire dover spiegare al collezionista che la confermerà perché è solo 30%. <ride> Questa è una moneta in uno stato di conservazione. Queste sono le monete che io definisco fortunate. Quando, quali sono le monete fortunate? Sono quelle monete che per piccoli segni di tempo, in realtà c'è il motivo, è quella piccola, vedete, eh, quella piccola, così, sembra vicino alla i, a ore 6, come si dice, in basso, sotto il collo, vedete che c'è una piccola frattura, mancanza. Ecco, quella sicuramente ha penalizzato la, la lettura di questa moneta e la, eh, lo stato di conservazione è stato definito al 30%. Il diritto ci regala un'immagine dell'imperatore Traiano. E la moneta è stata coniata nel 101-102 d.C., quindi siamo nei primissimi anni. Infatti, anche il suo volto è un volto mh, duro, un volto eh, non abbiamo visto la delicatezza di quell'Atena, abbiamo visto Zeus, comunque è una divinità, qui c'è un uomo, vero, rappresentato per quello che è, ed eccolo qua l'immagine uh, di Traiano, Imp, Cesar, Nerva, Traiano, Aug, Germanico, questi sono su uno, i suoi, è la leggenda, sono i titoli, sono il suo nome, perché poi ovviamente eh, viene... Si fa riferimento alla, alla gens, si fa riferimento a quello che è la sua tradizione. Tra, Traiano, ricordo, nasce in Spagna, è uno degli imperatori, e fu il primo imperatore di origine provinciale, quello che fece, signori, ve lo lascio, ve lo lascio andare a leggere sul libro di storia. Bene, questo Traiano ha, ha un diritto, ancora prima di godere del rovescio, strepitoso, perché l'imperatore, e lo vedete su quella specie di. Vedete, scendete dal mento, vedete che c'è una specie di virgoletta, quella è l'egida che cinge tutto il collo dell'imperatore. L'egida era la pelle della capra Maltea, che secondo la mitologia greca nutri Zeus, ed ecco il richiamo a Zeus: col suo latte, la capretta Maltea. Alla morte della capretta, Zeus ne conservò la pelle, attribuendole il potere di proteggere chi lo indossava. Ricordo che lui stesso la utilizzò nella vittoriosa battaglia contro Cronos. Di qui poi si fa, tra, a, parlando di Egida, oggi si è traslato e il nome ha assunto il significato di protezione e di riparo. L'Egida sul collo di Traiano, di nuovo, è un qualcosa che deve muovere, eh? vi deve fare un po', come si suol dire, venire proito alle mani e poi rovescio, e poi rovescio e questo non è un rovescio banale, parlavamo di rovesci, proprio la settimana scorsa con un, un grande collezionista, e quindi qui scegliere i rovesci diventa una cosa difficile, perché la presenza del genio sul rovescio è una cosa importante, la presenza della via eh, Traiana che abbiamo visto la settimana scorsa è importante, ma la presenza di Ercole, di Ercole, ed eccolo il richiamo alla, alla potenza, quella clava che abbiamo visto, nella moneta di Atena e qui è un Ercole di fronte col capo coperto dalle fauci del leone eh? come poi faceva Comodo, con la clava nella mano destra e le spoglie del leone nella mano sinistra signore un aureo di Traiano questa è una moneta fortunata vi dico anche perché un aureo di Traiano un aureo di Traiano al 100% di qualità diciamo quello che è il fior di conio quello da cui si fa poi partire la quotazione di catalogo voi lo andate, sì questo è comodo, ma per vedere proprio che indossava la pelle del leone. Un euro di Traiano, signori, al 100% di qualità, costa 36.850 euro. Sì, avete capito bene, 36.850 euro. Mi dai un'immagine di ritorno rovescio di questa moneta? Perché voglio dare la quotazione e far contento uno di voi, perché la possibilità di scegliere questa sera... Un aureo di Traiano, non un aureo di Traiano, ma questo aureo di Traiano, non un aureo di Traiano qualunque, questo con Legida sul diritto e Ercole sul rovescio, al 30% di qualità. Dove questi numeri, per il momento, teneteli da parte, uh, concentratevi. C'è un mio caro amico cliente veneziano che saluto, che mi dice sempre: Lorenzo, dal vivo sono più belle. E lui ha conferma, confermato delle monete alle volte dice non ero sicurissimo poi quando le ho viste dal vivo sono ancora più belle questa è una moneta che toglie il fiato dal vivo e allora sarete felici di sapere che potete scegliere un Audi Traiano una serata così capita una volta l'anno a 11.055 euro a 11.055 euro signori io, io e eh, non un altro vi ho presentato i Valentiniano i Teodosio, belli per carità è Costante e li avete scelti! E non mi scegli un Traiano al 30% questo Traiano? E allora sei disattento. E allora stai guardando il telefilm e te la perdi. Ma se sei all'ascolto e non stai guardando il telefilm e stai cercando di cominciare questo percorso. Eh Lorenzo, ma sto cominciando troppi percorsi, ingegnere, buonasera. Ma eh, questa è una moneta che si mette via. Questa è una moneta che si mette via. Lunedì eravate qui con me in trasmissione, nel senso che, nel senso, e avete visto eh, sei aurei romani, non c'era un aureo da 11.000 euro, non un da 11 di, questo, di questo livello. Perché poi, ripeto, e nulla la togliamo a Costante, a Valentiniano, a Teodosio, alla parte finale dell'impero, a Gordiano, a Giuliano, ma a Traiano è il massimo! E allora, siate, io qui vorrei che non venisse la conferma, da parte di un cliente, ma di un nuovo cliente che dice Lorenzo, sono mesi che ti seguo, anni. Mi capisco. Oppure la prima volta che ti vedo, che devo fare? Chiama, fatela mettere da parte. Entra nel mood di questa nuova lingua. La, la, la numismatica è come una lingua straniera, dice, ma io non la capisco. E non c'è, non, non è un problema. Io anche non capisco il tedesco e non capisco 18 milioni di lingue. E non capivo neanche di numismatica. Poi cosa succede? Succede che cominci pian piano, è come quando vai all'estero. Dopo un po' sono tutti suoni che diventano qualcosa che cominci a capire. Significato, dopo un anno, dopo due anni, sogni in quella lingua. E la numismatica è la stessa cosa. Fatevi guidare, avete dei maestri, e quei maestri si chiamano funzionari Bolaffi, eh, negozi Bolaffi, il sottoscritto se vi fa piacere, ma ho bisogno di confronto con voi. E allora ecco che bisogna farlo con la moneta, che altrimenti parliamo per massimi sistemi. Ed è un peccato, perché la state cercando una moneta romana. Prima o poi la prendo, prima o poi la prendo, prima o poi la prendo, prima o poi la perdo. La perdi anche stasera, perché ho un euro solo io stasera, eh? non ho sei aurei. Noi non li facciamo gli aurei, non le facciamo le monete, non le costruiamo. E questo vi deve secondo me tornare di nuovo con una buona notizia, perché il giorno che mi vedete qua tutte le settimane, tutti i giorni con 6 e romani, mettete un po' in discussione la rarità. Eh? Non che no, no, saranno sicuramente autentici tutto, però non così rari Lorenzo, come fai a dire che sono rari se tutti i giorni ne hai? E credetemi, io li avessi, li porterei, perché poi io li avessi, li porterei. Ne ho uno, ne ho uno speciale stasera, Traiano, a 11.055 euro attendo vostre news, eh? e quindi proseguo nella trasmissione, uh, ma senti, cosa dici? Andiamo a vedere, cambiamo un po', il un po' il ritmo, bravo, ah, tu, no, vuoi subito, vuoi spararmi queste due qui? Dai, spariamole, spariamole. Allora, però aspetto l'atto che lo fa un piccolo prologo, eh, se no mi togli tutta la sorpresa. Allora, ehm, da ormai un anno circa, nelle nostre trasmissioni avete visto di tanto in tanto, più o meno frequentemente, passare delle monete un po' così lontane dal, dai canoni tradizionali, cioè Regno, antichi stati, quello che è, Grecia, Roma e Vaticano. E quindi mi riferisco alle monete dei Romanov, mi riferisco alle monete d'oro. Uh, abbiamo visto delle monete d'oro tipo i panda cinesi, abbiamo visto uh, delle monete d'oro americane, abbiamo visto una moneta d'oro pazzesca di Caterina II, di Russia. Cioè, che succede? Succede che, come già vi dissi, eh, la Bolaffi, oltre alle collezioni tradizionali, ha piacere di offrire ai propri clienti le perle di quelle che abbiamo chiamato le grandi monete d'oro europee. Di quelle monete d'oro che, sebbene non coniate durante il regno di Sardegna, tanto per fare un esempio, neanche troppo lontano dal, dal senso di quello che vi farò vedere, hanno comunque una logica e anche una, una, dire, una certa continuità nell'ambito di quelle raccolte, ma che comunque brillano e vivono di luce propria. Eh, stata una, un sacco, ci sono stati un sacco di telespettatori, e questa è una critica che arriva da anni. Che ci hanno detto, ma è Savoia, è Napoleone, è Maria Luigi, è Venezia, è Milano, è il Vaticano, è il sud, e gli amici del sud: quando portate qualche moneta per gli amici del sud? Bene, io ci avevo messo un paio d'anni, ci avevo messo forse qualcosa di più. vi ho portato Gioacchino Morà, e tra l'altro poi ci torniamo, poi andiamo sui Marenghi perché. Dobbiamo rivedere tutta la proposta. Ma stasera voglio vedere se il sud c'è. Voglio vedere se il sud c'è. Dai, fammele vedere. Io mi taccio. Signori, le avete riconosciute queste monete. Bravo Federico, dagli una bella, una bella immagine in primo piano. Allora io con davvero piacere, dopo un'attenta ricerca, intanto di opportunità e poi di monete, la Bolaffi ha il piacere di presentarvi due monete. Che sono state coniate. La prima la stiamo vedendo nel 1850 e l'altra la vedremo poi tra un attimo nel 1831. Stiamo parlando, signori, del grande regno delle due Sicilie, stiamo parlando di Ferdinando II, stiamo parlando di due grandi monete, grandi in tutti i sensi. Signori, con piacere vi presento il 30 ducati di Ferdinando II. Re di Borbone, re delle due Sicilie, coniato tra il, mille, queste monete sono state coniate, tra il 1830 e il 1859. Siamo nel Regno delle Due Sicilie, signori. Siamo in quello Stato sovrano dell'Europa meridionale che esiste tra il dicembre dell'816 e il febbraio del 61. 1861, signori, vi viene in mente niente? Di che cosa è successo nel 1861? A marzo c'è stata l'unità d'Italia e quindi questo grande regno delle due Sicilie è stato poi, è, è, diciamo, è termi ha terminato sua, il suo essere ed è diventato regno d'Italia. Ferdinando II, figlio di Francesco I, sale al trono nel 1830 e ventenne ma di idee progressiste, un atteggiamento affabile verso il popolo, dà sicuramente grande slancio a quello che è il recupero di quello che è il percorso fatto da Napoleone Morat, da Gioacchino Morat. Il suo governo fu caratterizzato da grandi riforme per migliorare l'economia e l'amministrazione dello Stato. In politica estera Ferdinando mantiene il regno fuori dalle sfere di influenza delle potenze dell'epoca. Pensate, la sua parola d'ordine era indipendente. Bene, signori, le monete di Ferdinando II di Borbone sono merce assai rara. La moneta sul diritto, in questo caso l'esemplare del 1850, un anno pazzesco, l'anno che <ride> fu varato, tanto per darvi un'idea. Una delle navi più il monarca, una delle, il vascello più importante dell'epoca si stava per aprire il canale di Suez, ma ci rendiamo conto che stiamo parlando di storia. Ma quello che a voi interessa sapere, perché non la riuscite a identificare, cosa è grande come un marengo, è grande come. No, signori, adesso la prendo in mano con il, con il righello questa moneta. Questa moneta, signori, moneta in oro 996, in oro 996. Quindi una, una purezza enorme di intrinseco. Una moneta del diametro di 35 mm. Adesso, Federico, mi dai giustamente l'immagine di questo grande, grande. Guardate, guardate che roba! Eccola qua, 35 mm. Il peso è il peso di 37,70 grammi. Perché qui non parliamo di sistema decimale, gentili amici. Qui non parliamo di lire, qui parliamo di ducati. Questo infatti è un 30 ducati. 30 ducati. Guardate e ammirate il rovescio di questa moneta. Il rovescio di questa moneta è qualcosa di mai visto. E che cosa troviamo? E guardate le immagini ricorrenti. Il genio. Ve lo ricordate il genius romano? Questo è il genio. Il genio alato, che poggia la mano destra su un troncone di una colonna coronata e tiene con la sinistra lo scudo ovale con i gigli dei borboni con i gigli dei Borboni. Una piccola parentesi prima che vada a dormire, un saluto al signor Luigi della Tunisia. Oh signor Luigi, ho rientrato è ancora il nostro? Non chiedi, non chiedi. Un saluto signor Luigi. Eh? Un caro saluto, signor Luigi. Eh? Non abbiamo se stessi Abbiamo. Eh, lo so che lei ama le monete violente, però, però abbiamo un bellissimo denaro di Tiberio, poi ci torniamo. E, un caro saluto. E, eccolo qua. Volevo completare la visione di questa moneta che ha delle caratteristiche incredibili proprio anche nel conio. E and andiamo a leggere proprio cosa c'è scritto in esergo. Su tre righe. Il titolo in millesimi, guardate. Magari la poso così si vede meglio, cosa dici? No, la tengo in mano. Riesce a entrare ancora un po'? Vedete? Non mi avvicino, Federico. Eccolo qua. Eh, titolo: millesimi 996. Ducati 30. Guarda che roba. Guarda che roba. Signori, qua siamo di fronte a una delle più grandi rarità delle monete del nostro sud Italia. Siamo di fronte alle più grandi rarità di monete. Volevo far vedere ancora il, il contorno: alle più grandi monete d'oro europee. Guardate, guardate in esergo: Principe, Principis. Guardate che meraviglia, incredibile. Una moneta è Enorme, davvero prepotente, quelle monete fisiche, quelle monete che eh, veramente soddisfano il piacere di collezione e soddisfano anche il piacere fisico di possesso. 37 grammi, signori: una, un 100 lire del Regno d'Italia era 32 grammi. 32,25 qui siamo di fronte a 37,70 grammi. Pazzesco! Il volto di Ferdinando II. La vado a posare perché vi voglio mostrare anche, ne ho due, e la cosa interessante qual è che l'altra moneta è del 1831, l'anno del 1831 è un anno molto importante, perché è il primo anno del regno di Ferdinando II, primo anno di conio, guardate che bello, e infatti cambia il volto. Avremmo dovuto far vedere prima questa e poi l'altra per avere una cronologia. Ferdinando II, Dei Grazia, E questa è un'altra cosa interessante. Rex c'è scritto e poi sul rovescio, adesso poi lo andremo a vedere, c'è scritto Regni e poi c'è una, stra una strana scritta che è UTR, che sta per Utrisque Sicilia. 1831 è il primo anno di coniazione. Bene, signori, le caratteristiche tecniche sono esattamente le stesse, quindi parliamo di. no, pure lì. 37,68 grammi. Non vedete che c'è una piccola differenza di peso, ma infinitesimale tra, tra il 31. Non abbiamo il genio lato, ma il genio. Vedete, senza ali e poi, e poi una cosa curiosissima: Acini 85. Gli Acini sapete cos'erano? Erano, Erano un'unità di misura antichissima usata a Napoli da farmacisti oretici. Guardate che libro di storia. Allora, signori, questo libro di storia costa 11.000 euro. Si, sì. siamo, eh, dicevo vabbè, ma ci hai messo tre anni e mi hai portato monete così importanti. Beh sì, ai nostri amici collezionisti. A del, delle grandi monete italiane, delle grandi monete italiane intendo che hanno circolato sul suono italico. Eh, queste sono monete che non possono mancare. Eh, una, tutte e due, quale sceglie? Eh beh, sicuramente la scelta in questo caso sono quattro le tipologie, quindi è buona cosa potrebbe essere quella di cominciare a sceglierne una. E eh, qui il più fortunato, il primo, prende la l'831 che è il primo anno di conio, la richiesta è identica per tutte e due le monete, 11.000 euro, eh, si tratta di monete che non avete mai visto, anche qua mi rivolgo ai tanti clienti, ai nostri amici eh, di Bari, ai nostri amici, eh, ultimamente Signor Sant, gli mando un saluto, eh, monete che il nostro, il nostro pubblico eh, che... Ci segue dalla Sicilia, dalla Campania, da quello che fu il glorioso Regno delle Due Sicilie avrebbe giustizia, dico io, perché non c'è stata mai l'occasione di valutare. Ma questa ovviamente è una moneta eh, che prescinde dalla, dalla nascita, cioè non è una moneta che si può valutare solo al sud. I grandi collezionisti di monete che hanno scelto le grandi monete europee, i grandi collezionisti che hanno saputo scegliere le grandi monete d'oro europee. E allora i, le monete di, dei Romanov, e allora le monete americane, e allora le monete cinesi. Allora qual è il, la, la filosofia qui? La filosofia è quella di una grande raccolta di, delle principali e più importanti monete d'oro che hanno circolato tra il 1800 e il 1900. Abbiamo due esemplari, mi dai l'immagine dei due diritti se puoi per vedere proprio il, il cambiamento dell'immagine del giovanissimo ventenne Ferdinando II nella moneta di destra del 31 e dell'850 già maturo con questa barba che ricorda un po' un imperatore romano, eh? Sembra un po', ricorda un po' Traiano, ricorda un po' Adriano, più Adriano che Traiano. Allora, dove siete? allora, amici del sud, visto che avete chiamato ripetutamente per anni per spronarci a trovare queste monete, Chiamate per dirmi se intanto se vi piacciono, se sono andato nella direzione giusta, se accolgono il vostro interesse e la vostra curiosità, se volete valutarle, ma anche se non volete valutarle, datemelo un, un segno di eh, ritorno, come si suol dire, no? È come quando si lancia un messaggio, ho bisogno di un ritorno da parte vostra per capire se la direzione di marcia è assolutamente quella giusta. Quindi, ripeto, le due grandi, grandi, due, Grandi, autentiche, garantite, certificate monete di Ferdinando II Re di Borbone delle Due Sicilie eh, 1831, primo anno di coniazione 1850, anno incredibile eh, per quello che sono i fatti che raccontano eh, che ci racconta la storia, due monete rare. Due monete rare. Non vanno scelte necessariamente in coppia, bello sarebbe, ma eh, si tratta di metterne da parte in visione una. Io vorrei sapere cosa ne pensate eh, l'ho detto, io approfitto di voi approfitto di voi quando eh, vi chiedo di sapere se il segnale arriva forte e chiaro eh, ho saputo proprio poc'anzi poc che dal sud appunto, andava, saltellava un po' il segnale quindi spero che sia una ci sia una visione fluida eh, fatemelo sapere se queste monete vanno nella direzione giusta poi magari mi chiedono eh, Lorenzo ma i 30 Ducati eh, sono monete troppo care per me Potrei andare, mi piace la direzione, ma vorrei qualcosa di più economico. Allora, vuoi qualcosa di più economico? Rimango e, e così saltiamo eh, al mondo dei marenghi. Mi vai su Gioacchino Murà, perché a questo punto è qui la sfida <ride> con i miei amici eh, collezionisti è quella di eh, solleticare la vostra curiosità. E allora, se il 30 Ducati chiaramente ci va a regalare una moneta importante nella sua. Scelta la moneta che adesso vi mostro è leggermente precedente, quindi è molto interessante perché questa moneta, signori, è precedente a quelle dei Borboni di Ferdinando II in particolare, e quindi ben si lega a quel percorso. Sto parlando del 20 lire di Gioachino Napoleone Murat. Sto parlando del 20 lire coniato a Napoli. Sto parlando dell'unico 20 lire coniato a Napoli. Cognato solo nel 1813. Nel 1813 a Napoli si è insediato Gioacchino Napoleone Murat, cognato di Napoleone Bonaparte, aveva sposato una sua sorella, e, e, e quindi meritò e guadagnò il titolo di re di Napoli. Guadagnò il titolo di re di Napoli. Allora, abbiamo una conferma dei Ducati con una... Preghiera al nostro amico che ha fatto questa conferma, eh, se ha piacere di vederli entrambi o se gli eh, posso mettere da parte eh, uno dei due. Quindi eh, gli chiederei, visto che è in linea, ah, scusate, è in linea e all'ascolto, di, di farmi un cenno, come normalmente fa con un messaggio con una telefonata al centralino. Per scegliere la qualità è la stessa, eh, la um, potenza di fuoco è la stessa. Mi ridai le due monete in modo che il nostro amico possa eh, scegliere una delle due, e Andrea devi sapere che abbiamo colpito giustamente nel cuore del sud, perché il primo eh, nostro collezionista, grande collezionista, collezionista assolutamente in linea con quello che dicevo, eh, non è un collezionista di monete borboniche, perché evidentemente non aveva avuto neanche mai la possibilità è un collezionista di grandi monete è un collezionista di grandi rarità è quel collezionista che sa scegliere, ha saputo scegliere Andrea e non è una sviolinata perché sono numeri che parlano le grandi monete quando ci sono state anche con, voglio dire sforzo, con difficoltà a volte eh, ma con quella giusta amore quella, intanto un grande amore per le monete per la storia e per le grandi rarità e allora sicuramente affiancare Affiancare il 31, eccolo. Sì. Io l'avrei consigliato il 31 perché è il primo anno, quindi complimenti. Vai in conferma il 1831 e lo togliamo, lo togliamo perché, eh, eccolo qua. È questa è la prima e quindi, come tale, deve essere. E quindi, un saluto alla grande terra di Taranto che ha saputo cogliere questa grande moneta. Ehm, 1850, signori. Eh? 1850 Ferdinando di Borbone. Ferdinando di Borbone sta portando avanti la sua, la sua, il suo buon governo nel 1850, in previsione dell'apertura del canale di Suez. Pensate, vi racconto la storia perché la storia di questa moneta è interessantissima. Per l'Inghilterra divenne vitale possedere il dominio del Mediterraneo per potersi collegare facilmente con le sue colonie. Per questi suoi obiettivi. Per questo i suoi principali obiettivi furono l'eliminazione della Russia dal Mediterraneo. Si scatenò nel 1953 la guerra di Crimea e pensate che il buon Ferdinando II di Borbone, cosa fa? Beh, Ferdinando II di Borgone lui era abbastanza per il quieto vivere però quando il, il fattore determinante che spinge l'Inghilterra alle modifiche dell'assetto politico e della politica italiana eh, tra le due Sicilie e l'impero russo, questo lo sto leggendo ma per dirvi che cosa, che per dire, l'Inghilterra prende e naviga nel Mediterraneo e vuole come base d'appoggio i porti delle due Sicilie. La Francia a sua volta vuole rafforzare la sua influenza sulla penisola italiana. E quindi praticamente Ferdinando II si trova fra questi due fuochi. Ne uscirà in maniera assolutamente enorme e lungimirante, eh, rimanendo neutrale e lasciando che le due potenze si, si eh, battessero l'una contro l'altra. 11.000 euro il grande, grande 32 Scusate, sono, sono stregato anche io su queste monete. Eh, perché è una storia nuova, una storia con cui non abbiamo neanche tanto dimestichezza di, di eh, conversazione con voi perché eh, sono monete davvero che sono entrate nella disponibilità di Bolaffi e che ho voluto immediatamente mettere alla vostra attenzione. Quindi eh, ricordo il 31 confermato abbiamo disponibile il 1850 a 11.000 euro. Andiamo ancora un attimo su questa moneta. A, a, perché questa moneta merita eh, l'attenzione da parte vostra sento che i telefoni giustamente sono, sono caldi perché la, la, la moneta è una moneta che ha colpito eh, io ho un po' provocato i miei amici del sud ma eh, questa è una moneta che sta bene a Venezia, sta bene a Milano c'è cioè Federico che è entusiasta qui davanti perché lui, dice, lui è che ama il fascione, mi rivolgo alla signora di prima il fascione è piccolo in confronto a questa moneta perché il è 32, questo è 30, 35 mm, è grande come uno scudo da 5 lire, non so se avete in mente i famosi scudi d'argento da 5 lire, bellissimo, ma poi è un capitolo di storia che si va a legare poi mani e piedi con il, il Regno d'Italia, prima con il Regno di Sardegna. Nel 1850 avevamo i re di Sardegna, avevamo Vittorio Emanuele II che stava già muovendo, tramando per l'unità d'Italia. Quindi incredibile moneta che sono felice abbia colto la vostra attenzione, sono le 10.30, la puntata va avanti fino a mezzanotte, eccolo qua l'importante regno delle due Sicilie. Eh beh, sicuramente quello che fu prima Grande Magna Grecia, poi diventò un importante, un importante regno. Bene, è la fusione del Regno di Napoli e del Regno delle Sicilie, il Regno delle due Sicilie. Infatti Ferdinando II era re da una parte, con un nome, re dall'altra. Una storia meravigliosa, andatevela a rileggere se non, se non vi è nota. Mi dai, sai cosa voglio fare? Proprio in, completare, ancora perché non voglio dimenticare quelle due monete romane d'argento, perché abbiamo un denaro di Tiberio, un denaro di Tiberio, e quindi voglio mostrare... Uh, saltando un po' avanti e indietro nel tempo, nella storia, come si fa quando si assiste a una trasmissione Bolaffi, noi parliamo di storia, poi la storia la, la, per noi si concretizza con delle monete, ma di fatto parliamo di storia, di grande storia. E allora Tiberio è grande storia, perché parliamo degli imperatori romani, abbiamo visto prima ed è disponibile, non ci credo, ha chiamato il nostro amico Luigi, che lui ama... Particolarmente i Sesterzi, particolarmente gli argenti, ehm, ma quel, quell'auro di Traiano, quell'auro di Traiano al 30% a 11.000 euro con Ercole sul rovescio è un auro romano, eh lo so, dice Lorenzo, ma però se si può, quando c'è l'opportunità 11.000. Quando c'è un denaro di Tibecolo qua, guarda, hai fatto bene, eh, ti ringrazio, perché è un auro di Traiano che è felice, ma è felice nell'accezione di render felice chi lo saprà confermare, perché poi se decide di comprarlo, perché ricordo che le conferme sono sempre in visione privilegiata, eh, se decide di, di acquistarlo poi, lo paga oggettivamente una cifra abbondantemente sotto la media per una moneta bella, per una moneta a cui non si rinuncia a nulla, e lo si vede, e poi ad, ac ad accelerare questo processo Ercole sul rovescio a 11.055 euro. a 11.055 euro e poi e poi e poi torniamoci su quel Tiberio su quel Tiberio perché Tiberio dovete sapere che è imperatore a Roma tra il 14 e il 37 d.C. Tra il 14 e il 37 d.C. se non mi sbaglio c'è stato un momento molto importante che era il 33. E il 33 d.C. è coinciso con la crocifissione di Gesù. Eh, la crocifissione di Gesù fu un, 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 un avvenimento all'epoca abbastanza così, superato da un'iscrizione in un registro e finisce lì. Ma quel 33 d.C. è cambiato il mondo. Allora Tiberio, signore, è l'imperatore e signore in vita quando Gesù viene assassinato. Viene crocifisso. Andrea. Un uh, ritardo in una conferma, questo anche insomma dimostrazione del fatto che chi prima arriva meglio alloggia un nostro caro collezionista di Torino è arrivato tardi per tetterrama di <ride> Eh. Chi dorme non piglia pesci, adesso si sarà. <ride> è stato distratto. No, ha ragione. Hai ragione, però. È la dura legge del gol. Allora, Tiberio, questo Tiberio non è da dimenticare, però. Perché al 25 1050 euro per il lotto numero 28, questa, signore, è la moneta del tradimento di Gesù. Quando nelle sacre letture leggete. Che Giuda vendette la sua anima per 30 denari quando lui rinnegò al Tempio, Gesù, vendendole praticamente la sua, il suo essere, con, accettando questo sacchetto con 30 denari. Beh questo sacchetto con 30 denari signori conteneva denari, monete d'argento locali cicli di rode o denari d'argento di Tiberio. E allora 1050 euro sono tanti, sono pochi, lo lascio giudicare a voi. Sono giusti per scegliere una moneta che eh, qui davvero si va oltre la filosofia del sono un collezionista, non sono un collezionista. Qui vale il discorso che facevo prima per Atena, che facevo prima per Traiano, col vantaggio di una eh, cifra di ingresso decisamente molto contenuta. 1050 euro, qualora vi dovesse poi piacere l'idea, sono comunque dilazionabili, eh, quindi eh, non pensiate che si possono dilazionare solo gli 11.000 o i 10.000 o i 7.000. Anche 1050 euro, se per voi sono comodi 100 euro al mese, si può fare, e vi portate a casa o regalate, eh, siamo in piene comunioni, cresime, eh, io ho partecipato, ho visto regali davvero che spesso si avvicinano come spesa, ma non così profondi come, come importanza. 1050 euro per il diritto con Tiberio e rovescio con l'immagine della... Pax della, o della Livia, la madre dell'imperatore, secondo interpretazione. Bene, completiamo questo percorso sulle monete romane e greche e poi le facciamo un piccolo riassuntino, perché abbiamo disponibile una moneta d'argento che ci porta invece in un capitolo completamente nuovo, che è quello di un imperatore che si chiama Elio Gabalo e che al più magari non è conosciuto, perché? Perché fa parte di questo aggiornamento, come vedete Polarfi è molto proattiva, le monete dei Borboni che abbiamo visto, abbiamo visto il Marengo, adesso ci dedicheremo tutto il tempo che merita, abbiamo visto eh, tante novità, i Romanov, questa sera non ce li ho, ma eh, sicuramente nell'ambito della monetazione romana imperiale abbiamo la possibilità di aggiungere alle vostre collezioni... Dei nuovi imperatori, Elio Gabalo, Traiano Decio, Massimiano Trace e Galba. Oggi disponibile una ma da prendere al volo perché è in qualità le qualità del primo anno, dell'istino zero, del primo mese, anzi, è un Antoniniano di Elio Gabalo. Elio Gabalo, quell'El el quel, quell'imperatore diventato imperatore nel 218 d.C., imperatore l'ultimo eh, cioè imperatore siriano. Era nato a Emesa e lui, in quella nella sua città natale, da bambino fu fatto gran sacerdote del dio Sole, quel dio Sole che veniva venerato e che si traslò nella sua figura, nel suo essere, e divenne El, Jebal, El Gebal, nome dal quale deriva poi il soprannome di Eliogabalo. Eliogabalo aveva solo 14 anni quando fu imperatore. E, tentò pensate di imporre il culto del dio sole di Emesa come religione di Stato alimentando ogni tipo di superstizione alla fine sua eh, stessa Giulia Mesa sua madre per limitarne gli eccessi a imporgli poi che il cugino Alessandro Severo grande imperatore fosse associato al trono bene Elio Gabalo fu ucciso dai pretoriani nel 222 d.C., quattro anni soltanto di impero questo è un Antoniniano in argento, quindi la monetazione non è più una monetazione da 7 grammi, parliamo di 4,94. Ma sono dettagli tecnici. Quello che ci deve rimanere è la bellezza di questa moneta con il busto radiato: radiato quindi vedete questa corona molto particolare dell'imperatore, drappeggiato e radiato. E sul rovescio, una bellissima immagine della personificazione di una virtù, in questo caso la Provvidenza. Ed è una provvidenza, vedete, dice, ma mi porti poche monete, Lorenzo, ma devo ammettere che sono tutte molto particolari. Abbiamo visto le, la, la, le virtù rappresentate sulle monete tante volte. Abbiamo visto la, la settimana scorsa, avevamo visto, ed era stato confermato, grande conferma: un sesterno di Elegabalo con il rovescio, col dio sole in movimento. Se ricordo bene. Bene, anche qui c'è una particolarità perché la provvidenza ha ah, la testa rivolta a sinistra e le gambe incrociate, le gambe incrociate, cioè un atteggiamento che oggi è normale, ma una donna già che incrocia le gambe oggi è un'immagine così, un po' eh, Federico, <ride> sensuale se vogliamo in qualche maniera, comunque c'è questo famoso eh, pezzo di Basic Instinct, Andrea tu sei, non eri nato, ma quando... Basil Hastings ha fatto girare la testa tante. Ecco, ma una provvidenza, una figura romana che incrocia le gambe, sinceramente, è un qualcosa assolutamente che io non avevo mai visto. Con la bacchetta nella mano destra, la cornucopia della sinistra, appoggia il gomito sulla colonna e i suoi piedi un globo. Pensate che tutta questa meraviglia vale a dire l'otto numero 27 al 40% di qualità, potete confermarlo a 800 euro, soltanto, 800 euro. E il soltanto, che mi sentite dire soltanto poche volte, quando ci vuole, ci vuole. Qui chi sta portando avanti le raccolte, chi ha iniziato a collezionare monete romane, sappia cogliere il consiglio dei listini zero. Cosa sono i listini zero? Sono quei listini che intervengono quando si inizia a vendere qualche moneta. Quindi le monete le vendiamo da tanti anni. Romane, ma questi imperatori nuovi abbiamo iniziato a venderli adesso e quindi scegliere adesso le monete significa intanto approfittare delle grandi qualità, perché poi le grandi qualità ce le dimentichiamo e il prezzo che è il primo e poi andrà crescendo, come per fortuna è successo eh, in tutti questi anni e continua a crescere. Se volete. Ehm, vedere un po' di andamenti anche dei prezzi di queste monete, andate perché dice ma Lorenzo continua a dire bene rifugio, cresce nel tempo, ma i numeri, la concretezza, andate sul nostro sito www.monete.it, eccolo qua, eh, andate a cercarvi il, il, la sezione investimento e andate a trovare i grafici che, che vi vanno a dare indicazioni in alto, vedi Enrico, in alto nella nella colonna in alto, nella riga in alto, Enrico, c'è un menu investimento, è rosso, lo vedi? E se lo clicchi, ah ok, perfetto. Ecco, ci sono poi i, eh, tutti i riferimenti degli incrementi con i grafici, poi appena lo riesci a trovare lo facciamo vedere. Eccolo qua, eh, dobbiamo togliere questo, si vede un po' male. Ok, eccolo qua sotto, benissimo. Allora, questo qui, che cos'è? Non è un'immaginetta... Evocativa è il grafico del listino 2007-2015, quello in giallo, delle monete romane. Quello in bianco è la fonte sole 24 ore: è l'andamento dei titoli di Stato. Sarà giusto? Sarà sbagliato? Valutatelo voi. Ma il buon consiglio, anche quello molto cinico molto pratico, che non è sono un, un collezionista, mi piacciono, le compro, quella è una leva differente, poi fa piacere leggere quei, le quei grafici. Ma se siete alla ricerca di un'alternativa, di un'alternativa ai vostri investimenti, ai vostri risparmi, oggetti come quelli, tutti quelli che vi sto presentando, che non hanno un, un euro di costo di gestione, quindi li comprate, li mettete via non vi costa nulla. Tutto investimenti finanziari che sappia io, mi pare che li abbia. Non hanno nessuna tassa sul capital gain quando voi, dopo i famosi quando il grafico per voi è sufficiente, voi la vendete, guadagnate una differenza tra quanto avete pagato e quanto la vendete, avete un surplus, surplus eh, e su quella andate a pagare normalmente delle tasse, se è una vendita finanziaria, sulle monete non si paga niente. La moneta la comprate perché dite vabbè la tengo, poi la regalerò a mio figlio, a mio nipote e ci dovrà pagare delle tasse sopra, no, sono al portatore, quindi non vanno nelle linee dirette di successione grande attenzione quindi adesso mi dai Federico Enrico eh, vedete voi come vi è più comodo ancora un'immagine di quelle quattro monete greche no la moneta greca la moneta romana d'oro perché io quello statere di Atena è il mio amico che ha perso la moneta di eh, argento probabilmente ce l'ha questa d'oro ma se non ce l'ha è da scegliere questo è uno statere di Atena di Alessandro Magno Inteso come data di coniazione, e che ha il rovescio tra i più particolari e difficili da reperire, che è quello della vittoria alata con la scritta Alessandro che corre parallela, vedete, all'ala de, alla destra del vostro teleschermo, che è poi quella a sinistra della Nike, e la clava, una clava rivolta verso il basso per quanto riguarda il parallelismo con l'ala. Sinistra. Incredibile, quella clava proprio a dimostrare la forza di Alessandro Magno nell'aver sconfitto i territori su cui questa moneta poi circola. La proposta di, per questo statere di Atena, la ricordiamo, è l'otto numero 30, 14.300 euro. Così come vi voglio ricordare, e questo un po' mi, ama mi dà amarezza, sia questa che la prossima. Perché quella, quella moneta di Traiano oggettivamente a 11.000 euro un'au di Traiano, il signore qua presente, non, non ricordo di avervelo presentato quasi mai o mai. Allora, 11.000 euro per accedere non a una moneta romana qualunque, ma a un grande imperatore, quindi a una grande moneta, dove quegli 11.000 euro non sono un accontentarsi, non sono un'entrata un in serie B significa scegliere una moneta che è stata giudicata al 30% di qualità che poi è anche qui va, va chiarita questa cosa qui perché guardate di che cosa stiamo parlando eh. quando ho aperto a caso e l'ho beccato su se io vado a mostrarvi il catalogo questo è il catalogo delle monete romane l'audito è al 30% eh, è in qualità media è come si trova bello è come si trova bello E allora 11.055 euro i cataloghi sono molto importanti, sono la vostra tranquillità, perché oggi la comprate quanto vale domani Lorenzo? Devo aspettare che di leggerlo su qualche quotidiano? No avrai un aggiornamento del catalogo e ti dirà esattamente la cifra e l'importo che hai possibilità di valutare allora io direi che sono le 11.15 e è ora di farvi vedere un po' di quei marenghi di cui abbiamo accennato all'inizio, ma che in realtà richiedono un, aggiusto, un giusto approfondimento. Eh? Nel frattempo il centralino rimane aperto su quelle monete che abbiamo visto. Io, per non saperne leggere né scrivere una conferma su Atena e su Traiano, la valuterei. La valuterei, valuterei molto bene. Anche quel fascione di cui abbiamo visto prima l'80%, ma non ultimo il grande 30 ducati di Ferdinando II di Borbone, disponibile nell'anno 1850. Allora, adesso vi voglio mostrare, eh, eh, vi voglio mostrare con orgoglio. Poi facciamo, adesso facciamo così: vi mostro la proposta del, completa, poi facciamo una rapida carrellata di Marenghi dando le quotazioni e poi facciamo una bella carrellata generale riassuntiva. Allora, signori, eh, lo faccio con un po' meno di enfasi rispetto alle settimane scorse perché non vorrei sembrarvi anche eccessivamente euforico nel raccontarvi le cose, ma in realtà io sono innamorato di, questo, di questa scatola perché l'ho eh, desiderata, l'ho pensata, l'hanno tanti bravi colleghi l'hanno realizzata e io poi ho cominciato a fare il mio, cioè a portarla in giro ai clienti, a mostrarla e a cogliere i complimenti, quella è quella cosa più bella. Poi eh, davvero credetemi, la soddisfazione ce l'abbiamo evidentemente nel vender, però anche il complimento, guarda, avete fatto un buon lavoro, mi piace, eh, ci penso e a volte è sufficiente. E allora cosa c'è all'interno di questa scatola? All'interno di questa scatola c'è la collezione dedicata al marengo. La storia del Marengo. Signore, la storia del Marengo nasce nel 1801 e oggi abbiamo il Marengo di Marengo e quindi qua grande attenzione perché l'ultima ora sarà l'ora, come al solito, Andrea, quella in cui esplode il centralino perché poi tutti uh, a, a scegliere le monete. Allora, cosa c'è all'interno di questa scatola? Così entriamo nel vivo della proposta. Beh, la prima cosa che si incontra è una cosa che non ci si aspetta prendo una scatola bolaffi, ci si aspetta di trovare delle monete e in realtà trovi un libro. Trovi un libro e, e devi essere contento di trovare un libro perché per la prima volta in maniera così attenta, precisa, circostanziata è stato realizzato un libro, una vera e propria enciclopedia dedicata al Marengo nella storia d'Italia. Il punto di partenza è questa moneta, la moneta coniata da Napoleone, fatta coniare da Napoleone a seguito della battaglia di Marengo l'ANERF, L'ANDIS sono gli anni in cui è stata coniata questa moneta ma la cosa importante è che questa moneta nel 1801 viene coniata con un sistema nuovo cioè si prendono 6 grammi e 45 di oro, 900 di titolo e si coni una moneta dal diametro di 22 mm quella moneta avrà una leggenda che riporterà la frase l'Italie de l'Ivraie a Marengo se possiamo inquadrarla L'Italia deliberata a Marengo. Nel 1801, già si parla di Italia, una visione fantastica, quella che aveva Napoleone. Egalité: Liberté Eridania, libertà ed uguaglianza per la terra degli Eridani, per l'Eridanus, la terra bagnata dal po'. Bene, dal 1801, poi si porta avanti un percorso che porterà a una scelta. Che è la scelta che vengono, viene fatta da tutti i paesi europei che poi faranno parte dell'Unione Monetaria Latina, cioè quella di coniare tutte tutti monete con la stessa caratteristica. Quindi nasce la moneta unica europea, il Marengo. Questa moneta sarà coniata dagli stati italiani, da Napoli con Morat, da Parma. Con Maria Luigia, la compagna di Napoleone, da Napoleone stesso, quando è re d'Italia, imperatore, dai Savoia e poi da tutta quanta quella che è la, i, i, i governi provvisori come quello di Venezia e di Milano. Bene all'interno di questo volume, quindi c'è, signori, tutta la storia di queste monete. Lo possiamo aprire a caso e trovare la moneta di Venezia, eccolo qua i motori rivoluzionari, le cinque giornate di Milano, il capitolo precedente, ma possiamo andare a trovare la moneta di Pio IX. Eccolo qua. Allora, ci torniamo sul volume. Quello che voglio dirvi è che questo volume non lo pagate un centesimo perché questa scatola contiene altre meravigliose cose che vi vado a mostrare e che sono il cuore della proposta. Eccolo qua. Qui c'è una cartellina. Che servirà poi a conservare che cosa? I certificati di garanzia di qualità, di che cosa? Di quella che è poi la vera e propria offerta, cioè la collezione. E qui facciamo sempre, Enrico, un po' di suspense, eh, e quindi appena ecco sotto questo panno protettivo che vado a sollevare, troviamo quello che è stato definito come il miglior sistema di conservazione. Delle monete mai brevettato nel mondo perché credetemi, eh, dice: Ma quanto vi parlate addosso? No, no, informatevi, cercate espositori, cofanetti, noi anche ne abbiamo fatti tanti. Ma mai nessuno aveva pensato a che cosa? Praticità, sicurezza ed eleganza. E allora, all'interno di questa scatola, che vado a posare, troviamo che cosa? Troviamo un vassoio, in questo caso realizzato in un materiale che è il più prestigioso dalla notte dei tempi, che è il legno, il legno in un'essenza assolutamente neutra, naturale, non trattata, e in questo legno sono state scavate con macchine ad altissima precisione dei fori che contengono delle capsule, e le capsule contengono il cuore dell'offerta. Dell allora c'è ancora un pezzo, una, un diaframma da abbattere, una un coperchio in plexiglass magnetizzato che, co che consente di poi di sigillare le monete ed ecco qui all'interno delle monete troviamo, all'interno del cofanetto, tre monete. Cosa sono queste tre monete, signori? Cosa possono essere se non tre incredibili marenghi che hanno circolato sul suolo italiano e che quindi fanno parte di questa grandiosa collezione chiamata la storia del marengo. Sono il marengo di... Pio IX, Marengo del Pontificio, sono il Marengo di Carlo Alberto, Marengo del Regno di Sardegna, e sono il Marengo di Umberto I, Re d'Italia. E quindi adesso lo vedremo, Marengo del Regno d'Italia. Bene signori, allora qui anche, anche ieri è successa una cosa bellissima, ci chiamate nelle trasmissioni successive, magari vi vedete qualche replica, vedete su YouTube il nostro canale dedicato, e chiamate, ma... Uh, fatelo nella diretta, perché? Perché potete, facendo una telefonata, farvi mettere da parte un lotto a 1850 euro. A 1850 euro, un lotto che cosa vuol dire? Vuol dire, parliamo delle cose più importanti, le tre monete d'oro, tutte e tre autentiche, garantite, e certificate, eh, sono inserite nelle capsule, ma queste capsule... Vedete, si muovono, le vado a, vado a mostrarvi semplicemente. Si solleva, si prende la moneta nella sua capsula protettiva. Si può gustare sul diritto e sul rovescio. E la capsula aiuta anche a rendere più vivibili le monete, a farle godere ai figli e ai nipoti. A... E poi, però, dice: Ma io voglio sentirla, voglio pesarla. Signori, noi vendiamo le monete libere. Qui adesso ci sarà qualcuno che si, stava, si, si offende un po'. Noi le monete non le sigilliamo, sapete perché? Perché vogliamo che tanto che possiate, possiate goderne il, la sensazione anche tattile, poter mettere il panno sul tavolo, scusami Federico, sono schizzato, volevo far vedere cosa si fa a casa, si mette sul panno, il panno protettivo, in velluto, e si mette sulla moneta, e ce la si va a godere, sul diritto, sul rovescio, con la lente, sigillate le monete, lasciatele agli altri e poi si può pesare. E questa è una provocazione, ma sapete il 99% dei falsi, mi sono tenuto basso, si trova sulla bilancia. Un marengo deve pesare 6 grammi 45, g, non può pesare 6 grammi e 46 g, e non può neanche pesare 6 grammi 43 g se non è completamente usurato, se non ne manca proprio un pezzo. Allora una moneta sigillata come la pesi? Fate robis. Allora signori, 1850 euro, le tre monete, mi dai un'immagine d'insieme poi Enrico? Eccolo qua, il libro, il volume, l'enciclopedia, quel testo sacro che è diventato ormai il testo che ci racconta la genesi di ognuna di queste monete, la storia, le curiosità, gli aneddoti e poi la cartellina porte certificati e i cofanetti. Pronti ad accogliere. Ho detto i cofanetti, ve lo spiego anche perché. Vi faccio vedere, mi dai un'immagine un un in diretta. Vedete, la, la moneta l'abbiamo ammirata e apprezzata sul, eh, sul nostro panno, è ora di andare a conservarla. La rimetto nella capsula, cerco il coperchio e poi la sigillo. La vado a prendere e la metto nel mio bellissimo. Cofanetto. Poi vado a sigillare il cofanetto con il mio coperchio in Plexiglas e che vado a fare? Ho due possibilità: la vado a rimettere nella mia scatola, così dove ci sono le distanziali, e poi vado a ricomporre con i certificati che sono qui di garanzia di autenticità, la vado a mettere sopra il libro, oppure, oppure qualcuno starà dicendo, ma io la voglio conservare in maniera preziosa, sicura. E allora sapete quanto sono grandi questi cofanetti, questi vassoi? Sono grandi, ve lo faccio con voi, guardate. Sono 9 centimetri di larghezza e 15 scassi, 30 di lunghezza. Sapete per, perché? Perché possono entrare in una cassetta di sicurezza l'abbiamo studiato apposta. Dice Lorenzo, ma io le ho già i marenghi, le ho già questi tre che faccio, li devo ricomprare per avere tutto il libro, no, telefona e fatti mettere da parte quello che ti manca, magari hai soltanto uno di questi marenghi, abbiamo pensato a tutti, la proposta 1850 serve chiaramente per chi comincia, comincia alla grande, con tre pezzi, con tre esemplari meravigliosi e autentici, ma chi le ha già i marenghi che cosa fa? viene e gli daremo altri cofanetti, e ne daremo altri, e allora li va poi a mettere in cassetta tutti insieme. Guardate, oppure, eh, è giusto, bravo, bravo, ecco, vedi, quella è presa in grande, basta, anche una anche più piccola ci sta, oppure si fa quello che poi dovrebbe essere il suo percorso naturale, si va a completare la raccolta con tutti i marenghi. Quindi immaginate il percorso poi completo, quanto bello è. 1850 centralini tutti al telefono, quindi fate il numero così almeno rimane in memoria e poi vi richiamano, mandate un sms un whatsapp perché io credetemi, quando sarà ora lo dirò, non sono ad annunciare eh, prodotti in esaurimento ancora, ci mancherebbe, prezzi che cambiano, non ancora, però io sto godendo di un grande successo di questa iniziativa e allora vi consiglio, se vi piace, di approfittarne di farvi mettere da parte un primo lotto, perché altrimenti poi come al solito cosa succede? Che rimandare eccessivamente la scelta oggi potrebbe significare una cosa che vi dico, intanto che è la qualità e il tempo di attesa, perché poi dopo un po' cominceremo a dover mettere delle liste di attesa e poi non è detto che si riesca a garantire lo stesso livello qualitativo a tutti a quel prezzo. Quindi io vi consiglio di eh, lanciare proprio un eh, WhatsApp, un SMS, di fare una telefonata e di dire, signori, uno da parte per me. Uno da parte per me, ricordo che non vuol dire uno da parte lo sto comprando, vuol dire portamelo a vedere. E allora ci sarà poi l'incontro col funzionario che evidentemente se necessario, cioè se poi vi convincerà, porterà alla scelta in acquisto. Allora, mentre sento i centralini, e poi ci torniamo perché qui adesso su questa proposta chiaramente dobbiamo andare a soddisfare il maggior numero possibile di clienti, però ecco, vorrei fare una carrellata, eh, Federico e Enrico, dei marenghi che abbiamo perché li abbiamo visti all'inizio trasmissione. Voglio dare le, le, i prezzi, dopo che ho dato i prezzi direi non stiamo a fare diritto e rovescio, diamo i prezzi, poi faccio una carrellata generale. Mm? E poi rientro sulle vostre richieste. Quindi, adesso vi do indicazione della, della moneta, rapida grafica sul prezzo e poi i rovesci li andremo a vedere. Allora, stasera, e poi come sempre volevo fare un, un percorso, non ho fatto un altro, ma quello è normale perché poi siete voi a guidarci. Volevo cominciare parlando della numero uno perché ce l'ho, ho il Marengo di Marengo perché questa raccolta è Pronta ad accogliere tutte le monete coniate appunto con questo titolo, con queste dimensioni, con questo peso, questi marengo. Ma ce n'è una che è la numero uno e quando c'è si sceglie, è la prima. Piuttosto si rinuncia alle altre. Piuttosto si rinuncia alle altre. Ma il Marengo di Marengo, eccolo qua, lo abbiamo disponibile. Ed è disponibile uno soltanto per uno di voi. Il lotto è e Adesso lo vado a identificare immediatamente il numero 7. La qualità è una qualità di quelle che piace tanto ai nostri amici collezionisti perché sono quelle qualità che si aspettano, si cercano, si, si, si aspetta degli anni. È un 70%. È una tra le monete più belle di questa tipologia che conosciamo. La richiesta per questo. 20 lire, scusate, 20 franchi, questo è del 1802, quindi l'andis al 70%, il lotto è il numero 7, la richiesta 8.960 euro, 8.960 euro per assicurarsi la numero 1, la numero 1, la numero 1, 8, 9 e 60. Andiamo avanti, perché poi ci torniamo, perché facciamo tutta l'ultima ora su questi marenghi salvo vostre richieste. Gioacchino Napoleone Morà, eh, quindi un, seguiamo anche un po' l'ordine cronologico di questa, di questa avventura, parliamo della moneta con il lotto numero 5, la qualità di questa moneta, la qualità di tutti questi marenghi stasera è molto alta, quindi qui la scelta, ed è una scelta che Volafi consiglia sempre, la qualità è o oh, voglio dire... Sì, Sulla moneta romana quel 30% di Traiano io lo sento intimamente, sento intimamente di consigliarvelo perché parliamo di una moneta di 2000 anni fa. Quando parliamo di una moneta del 1813, se avete la fortuna di poterla scegliere a 5-4, l'8 è il numero 5, al 60% di qualità. Ma subito, ma quale scelgo Lorenzo? Mi sto un pochettino disorientando. Chiama, scegli le, quelle che ti ispirano di più, scegli neanche una in più. L'importante oggi è arrivare primi e evitare che queste monete domani mattina viaggino, ma questo non perché sia un problema eh, a voi che dice diciamo, a me cosa cambia, a voi non cambia niente, cambia che poi quando le volete sono in giro per l'Italia e non riusciamo a portarvele tempestivamente. Quindi Gioacchino Napoleone Mura. Andiamo avanti, andiamo avanti ad ammirare la moneta che si lega molto bene a Napoleone, Uh, si lega molto bene anche a Morat, perché comunque siamo nella stessa famiglia, se vogliamo. Questa è una Maria Luigia, è una Maria Luigia del 1815, anche questo unico anno di coniazione. Uh, questa è una moneta che, ad esempio, uh, devo assolutamente prendere in mano perché non uh, vado, aspetta, che... Eh, lo so, perché vedete capite adesso capite il perché, perché io la vado a, a mostrare con la giusta luce che adesso con Federico vado a trovare e capite veramente quanto è bella perché altrimenti non si capisce questa, questo è l'unico Marengo coniato con il volto di una gentil donna quindi in questa raccolta guardate quanta scelta che vi do vi do la numero 1 vi ho dato Gioacchino Napoleone Murat vi do la Maria Luigia al 40% di qualità dammi la grafica per favore se ce l'hai il notto il numero 6 con la Duchessa di Parma Piacenza e Guastalla guarda che meraviglia 4.000 euro, 4.000 euro, 40% di qualità. Si sceglie, si sceglie. Andiamo avanti, così le vediamo tu. La rimetto su, così ci rimane. Ok, andiamo avanti perché troviamo il Venezia. Il Venezia, quindi la moneta, la moneta coniata nel 48 dopo. Che Venezia viene liberata dagli austriaci. Il lotto è il numero 4, la qualità è il 60%, qui di nuovo qualità spaziali. Chiamate dai, fatemi sapere se ci siete. Vi faccio vedere sul catalogo la qualità media di queste monete, eh? 10.750 euro per il bellissimo marengo di Venezia. Andiamo avanti così completiamo la, car la, la carrellata dei marenghi. Sì, appena Appena c'è possibilità. Guardate il Leone di San Marco. Guardate l'anno 1848, anno del, del famoso eh, dell'indipendenza italiana voluta da, dai veneziani. Dio premierà la costanza in, sul contorno. Allora, per chi volesse completare perché no? Già questo cofanetto inserendo due monete, perché a 1850 ricordo, le prendi tre. Pionono, Carlo Alberto e Umberto I con la scatola, il libro, i cofanetti, e tutto 1850. Poi, chi volesse dire, vabbè, Lorenzo, ma io faccio questo primo gesto, pian piano farò anche gli altri, belli tutti, però voglio essere un po' più prudente. Allora c'è la possibilità di scegliere i marenghi di Vittorio Emanuele II, quello del cosiddetto di Sardegna, che è questo, del 59, al 40% di qualità a 715 euro. Parliamo del padre della patria, signori, quello che poi nel 61 realizzò l'Unità d'Italia. 715 euro per il Marengo di Vittorio Emanuele II, re di Sardegna, e perché no, a quel punto, a 515 euro, la possibilità di fare un'accoppiata meravigliosa e prendere anche quello cosiddetto a collo corto, cioè quel Marengo di Vittorio Emanuele II, alla destra del re d'Italia, il lotto numero 3, la richiesta 515 euro. Bene, adesso vi faccio vedere perché ci sono i centralini che giustamente avevano i Whatsapp, voglio darmi i prezzi anche delle altre. Ve li do tutti, poi torno a darvi le aneddoti, storie di queste monete. Ma abbiamo quelli di Vittorio Emanuele III, A eh, inizio trasmissione per una gentile amica di Alessandro, abbiamo mostrato, signora sì, amica di Alessandro deve scegliere il marengo di Marengo se non ce l'ha, allora qui di nuovo è una serata special perché i marenghi di Vittorio Emanuele III, sono molto rari e lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io e vi do i numeri anche, ma eh, tutti e tre in questa qualità da pazzi. 20 lire dell'Aquila Sabauda, prima moneta d'oro coniata da Vittorio Emanuele III. E qui si vede il cambiamento. Vittorio Emanuele III, signori, era un grandissimo numismatico appassionato di monete. Quando può cambiare e coniare monete col proprio volto, con la propria immagine... Farà dei cambiamenti radicali. Il primo lo state vedendo: eh, farà sparire lo scudo crociato, che era tipico delle monete di Vittorio II, di Umberto, e lo sostituirà con questa meravigliosa aquila sabauda. Questo ventiliere dell'aquila sabauda è il più raro dei 20 lire di Vittorio Emanuele III. Eh, questo esemplare, coniato nel 1905, ha una qualità assurda. Scusate il termine perché sono monete che circolavano tutti questi marenghi circolavano eh. la qualità è 75% 75% la richiesta per il lotto numero 8 è 6.920 euro il lotto è il numero 8 un marengo di Vittorio Emanuele III nel percorso di collezione bisogna prenderlo L'aquiletta è la più rara, è la prima, è la più bella, è la più d'impatto, se vogliamo. È magari è un un'opinione soggettiva e personale, però oggettivamente è riconosciuta tra le più belle. Abbiamo tutti e tre i maringhi di Vittorio Emanuele III, e non so quando ricapiterà, non lo so. Ho il, il 20 lire del 1912, andiamo a vedere la prossima, che è il cosiddetto aratrice. Per la presenza di una figura che sarà, vedete come sono cambiate. Vittorio Manuel III amava un po' risperandosi alle monete imperiali, no? le virtù personificate. Qui abbiamo l'Italia personificata in una contadina con un fascio di spighe e un, un aratro. Anche questa è una moneta in qualità altissima, parliamo di 75%. Il lotto è il numero 9 e la richiesta 6.000 euro. 6.000 euro. Ultimo, lo, ma lo vogliamo rivedere, Marengo di Italia e quindi io stasera lancio la sfida e non faccio nessun nome per carità ci mancherebbe ma è il primo e l'ultimo il Marengo di Marengo è il primo di questo libro è il primo di questa storia e il fascetto è l'ultimo lo dicevo prima perché dopo di questo non se ne cogneranno più è una moneta commemorativa voluta a tutti i costi da Vittorio Emanuele III nel 23 ma che di fatto per il suo valore nominale di 20 lire ma per il suo intrinseco che valeva Ben 80 non fu mai utilizzata come moneta circolante. Venne coniata in 20.000 esemplari e data ai collezionisti, venduta ai collezionisti. Ma pochissimi esemplari vengono venduti. e un esemplare oggi in qualità 80% lotto il numero 10, la richiesta 6.395 euro. Allora Federico, mi fai un primo piano di queste? E chiudiamo senza, senza parlarne perché ho una collezione di Vaticano, ma non voglio neanche troppo distrarvi, ma ho la collezione praticamente completa di Giovanni Paolo II in oro. Ho la collezione pressoché completa con addirittura il ricercatissimo 50.000-100.000 del 2001. Dammi un'immagine insieme di, questa, di questo cofanetto. Quindi adesso noi, adesso la regia ce lo mostra, ho la collezione completa, mi manca solo il 2000, ma ho addirittura il 2001, della monetazione in oro di Giovanni Paolo II. Il 2001, un qualcosa di straordinariamente raro, le altre sono tutte molto ricercate, verso l'anno santo, le ho disponibili. Se qualcuno fosse interessato ad approfondire, un colpo di telefono. Detto ciò, io farei una carrellatina di 10 minuti, 5 minuti, quello che serve. Con il centralino aperto do una mano anch'io perché. Si sono accumulate un po' di chiamate e ci rivediamo tra qualche minuto per proseguire nella trasmissione, nella nostra diretta. A tra poco. Sì. Eccoci qua, rientriamo dopo questa pausa che è servita. Spero, a, un po' per chiarirsi le idee, i, i veloci i più veloci si danno da fare. E quindi eh, vado a confermare e fare i complimenti a questo bellissimo Marengo di Venezia. La grande qualità, sicuramente ha colto l'attenzione di un nostro collezionista. Quindi complimenti e Venezia è andata. Tra l'altro... Ehm, Sto pensando a questo collezionista, adesso io so che lui è molto avanzato nella collezione dei Marenghi, sinceramente non mi ricordo quale manchino. però. Mh, quel Marengo di Marengo, ad esempio, questo vale un po' per tutti, eh, però. allora, facciamo, chiariamoci un attimo le idee. Allora, noi abbiamo la possibilità di fare questa sera, e qualcuno di voi può farlo, una scelta. Lungimirante, qual è la scelta lungimirante? Quella di dire, bella questa idea del Marengo, ma non perché dovete farci contenti. cioè Il Marenghi, signori, noi abbiamo presentato questa, questa collezione ai principali operatori internazionali, ci hanno tutti chiesto la possibilità di avere il libro da poter vendere ai propri clienti, la possibilità di avere le scatole, di avere i cofanetti così. Realizzati questo nuovo brevetto? Abbiamo dovuto dire di sì, in parte di no eh, a molto. Eh, il libro, ovviamente, è un, un, una diffusione, conoscenze, quindi è viva, ma i sistemi di conservazione eh, sono assolutamente brevettati esclusivi di Boraffi. Eh, quindi, scegliere oggi a 1.850 euro queste tre monete significa fare subito un passo avanti, nel, tanto ne, ma forse anche l'unico, attenzione perché quello che vorrei fosse chiaro. E che 1850 euro per queste tre monete già è un'ottima scelta. Se voi decidete che la collezione finisce lì, se voi decidete che di questa storia del Marengo non vi interessa niente, avete scelto tre monete d'oro autentiche, garantite, in un'offerta iper conveniente, e in più avete comunque uno strumento intorno. Poi qualcuno di voi dirà: Vabbè, io se cosa ne faccio? Le regalo a tre nipoti, ne regalo una testa, oppure a un nipote ne regalo una per ogni occasione. E di andare avanti non mi interessa oppure poi vi verrà voglia di fare magari questo discorso nel tempo, ma la scelta anche un po' di pancia perché tante volte gli affari si fanno facendo scelte di pancia, gli affari nel senso di dire ci sono anch'io in questa scelta e cominciare a mettere da parte uno di questi lotti perché a 1850 euro, noi stiamo andando per esempio in esaurimento, non è un problema. Eh, su, eh, sul volume. Perché il volume, ne abbiamo stampato un certo numero, ma sono stati iper scelti. Stiamo andando in esaurimento, ma non è un problema perché le ristampiamo. Ma le monete non le riconiamo, noi non coniamo monete, signori. Noi non ci chiamiamo pinco pallo, solo per fare una gaffa. Noi non coniamo monete. Noi le monete che vendiamo le andiamo a cercare sul mercato internazionale. Sono monete autentiche che circolavano 2000 anni fa, 200 anni fa o 100 anni fa o cinque anni fa, comunque tutte autentiche. E allora eh, quello che potete attendere è un volume in più, è un cofanetto in più, è un panno in più, è un, è un distanziale in più, è una capsula nuova, ma le monete finiscono, finiscono nella grande qualità in cui le abbiamo selezionate a questo prezzo, perché ve le possiamo portare anche più care, di qualità più alta, e non sarà facile, ma le potete trovare anche... In qualità più bassa e non è detto che le pagherete meno, perché il mercato si è, ha avuto una scossa enorme sui marenghi. Un mercato ha avuto una scossa violenta sui marenghi con questa iniziativa e quindi succede quello che è successo con tante altre iniziative, che poi le monete cominciano a scarseggiare e allora ci si deve accontentare della qualità e i prezzi non scendono, salgono. E allora io lo do davvero come buon consiglio, poi dice, ma io devo andare a dormire, Lorenzo, non c'ho tempo è lunedì è vero, eh, però mettere da parte un lotto, dire guarda, uno lo porti a vedere fra 15 giorni qui, l'altro lo vengo a vedere a Milano nel tuo negozio, a Torino, a Roma, a Verona. È cosa sei semplice? Non vi impegna di nulla, non è un acquisto, non è un addebito su carta di credito, un RID o qualunque altro oggetto diabolico che vi porta via dei soldi. No, è semplicemente un poter scegliere in maniera privilegiatissima, 30 minuti di tempo per decidere, poi a mezzanotte si spegne e si deve sperare che ci sia un'altra opportunità, però se vi interessa non aspettate troppo. Allora, l'altro discorso invece lo andiamo a fare sulle monete singole, cioè la possibilità di portare avanti questa raccolta andando a inserire altre monete. La prima moneta, pensavo di fare cosa lieta a voi signori, Così come è successo il giorno in cui l'ho presentato per la prima volta questo cofanetto, avevo due marenghi di Marengo e sono andati via tutti e due. Oggi sono riuscito a portarvi un esemplare in una qualità fantascientifica perché stiamo parlando di un 20 franchi dal mille, del 1802 al 70% di qualità e adesso vi spiego perché mi entusiasmo a, a parlare di 70%. Il Marengo di Marengo, eccolo qua, questo è il nostro libro, il libro, catalogo, chiedo scusa, dove ci sono le quotazioni delle monete, perché i prezzi non è che ce li inventiamo io, Andrea e Federico, prima di cominciare la trasmissione. Sono nero su bianco sui cataloghi, i cataloghi che vi portano, e questo è il catalogo principe delle monetazioni italiane dell'Ottocento in avanti. La prima moneta, la prima eh, con cui inizia il catalogo, è il Marengo di Marengo. La prima con cui comincia la collezione delle monete dei Marenghi è il Marengo di Marengo, è una numero uno assoluta. Se avete scelto, io giustamente mi sono uh, complimentato della scelta di quel bellissimo Ducati 30 Ducati perché è una numero uno nell'ambito di una coniazione legata al regno delle due Sicilie. Ma questa è una moneta che è una numero uno in assoluto. Eh, ma io faccio altre collezioni, ma che importa, si sceglie al 70%, al 70%. Quando la qualità media di questa moneta, questo non lo dice, eh, eh, non so che, che quotidiano, lo dice Bolaffi, Bolaffi dice, io le, i maringhi di Marengo che ho visto e che mi hanno consentito di emettere un catalogo e pubblicare una qualità media, parlano del 40%. Poi ti trovi un 70% e poi, voi che siete attenti, come ha fatto giustamente il nostro collezionista di prima che dice io posso migliorare la qualità, certo, anche quella è una strada. E allora il marengo di Marengo al 40%, se ce l'hai, al 50%, e quando ti capita la possibilità di migliorare al 70, non ci pensare un attimo. E quando ti capita la possibilità, perché non ce l'hai, di voler iniziarla questa raccolta e portarla avanti con già monete di un certo peso e non rinunciare al Marengo di Marengo al 70%. Non rinunciare al malengo di Gioacchino Murat al 40% di qualità, al 60% di qualità, 60%, ho detto 40 perché mi veniva in mente la quotazione media anche di questa moneta. Questa è una moneta, la posso prendere in mano Federico, mi dici tu quando? Perché anche qui questo faccione, questo guascone, Murà, pensate quando arrivò a Napoli, insomma, si diede un grande affare, una bella vita, lui era un bell'uomo e si faceva, lo faceva valere questa sua bellezza. Beh Quando fu fucilato, poi la sua storia andate a leggerla magari sul nostro catalogo, sul nostro libro, lui disse al plotone di esecuzione, mirate al cuore, non al volto, fuoco. Cioè, pensate un po' come, come va a chiudere questo percorso. <ride> questa è una moneta intonsa. Se pensiamo che è una moneta del 1813, meraviglioso, regno delle due Sicilie, e qui è un trittico: i 30 ducati, il Marengo di Marengo, e il 20 lire di Gioacchino Morà. È un cofanetto. E dice Lorenzo: Ma lo so, Lorenzo, ma, ma la qualità e la rarità si scelgono. Il percorso lo fai nel tempo che credi. Il percorso dei marenghi, la storia dei marenghi la fai e la concludi quando decidi, ma se vuoi mettere in collezione le grandi monete, quando passano e passano in grande qualità e non fai finta di niente, non ti giri dall'altra parte, non lasci che sia sempre qualcun altro a portarle via, perché poi ci rimani male, perché poi la vai a scegliere, sì è vero, dice ma io posso risparmiare, guardate è quasi fondo specchio, guardate che si vede il mio dito riflesso. Eh? E io mi rivolgo all'amico Gino che ha saputo giustamente confermare il Venezia in qualità alta e il Morà al 60? E il Marengo di Marengo al 70? È 5 e 4 per un Gioacchino Napoleone Morà. Dio protegge il regno! C'è scritto in incuso sul contorno. Bellissimo questa moneta, bellissimo. Andiamo avanti. Allora. Io volevo tornare un momento su, su questo um, Ferdinando II di Borbone, Ferdinando II di Borbone fa parte di queste monete nuove, nuove non perché siano nate oggi, perché questa proposta di Bolaffi, questa volontà di Bolaffi di accompagnarvi sempre più nella scelta delle grandi monete trasversali, europee, eh, Ferdinando II... Re delle Due Sicilie è, una moneta, è un, un re importante. È un re importante che si, divene, diventa re nel 1831 e lo sarà poi proseguendo nel suo percorso eh, fino al 1800. Vado a memoria, ma non voglio dirvi una, una sciocchezza per cui lo vado a. Dunque, dunque, dunque. Eh, allora. Regno delle due Sicilie, Ferdinando II, sì, perché non mi dico un dubbio, non voglio dire una cosa prima di averla verificata, certo che se riuscissi a trovare quello che sto cercando sarebbe tutto più semplice, ma non lo trovo. Deve essere 1860, mi pare. 1860. Sì, il regno delle due Sicilie poi si completa nel 1860. Allora, Ferdinando II di Borbone. Ferdinando II di Borbone. Abbiamo un 30 ducati, il taglio più alto che è stato realizzato. La moneta ha dimensioni e pesi che definire generosi è persino riduttivo perché parliamo di 37.70 mm, 37,68 grammi e 35 mm per quello che è il um, du 30 ducati di Federico II di Borbone. Pensate loro, ho titolo altissimo, 996, 35 mm, con questo genio sul... Eh no, st stiamo invertendo, sai però, Erovesce? Eh? Eh no, questo non è rovesce, è genialato, mi devi dare, sai Enrico? Ok, questo è il suo rovescio. Quello lì era quello del 31, che è andato in conferma. Questo è il genio alato con, appoggiato su una colonna con eh, vedete, la corona reale e lo scudo con i tre gigli borbonici. La moneta è moneta assai rara, sappiatela valutare proprio nell'ambito di quella che è la collezione delle grandi rarità che state portando avanti. E, um, è una moneta che. Merita, merita un'attenta una, una, un analisi. Cioè questa è proprio la, la moneta da prendere in mano. Questa è una moneta, la prendo in mano perché mi fa impazzire questa moneta. 37 grammi, quasi 38, io non l'ho mai avuta in mano, 38 grammi. Perché le monete, i 100 lire del regno pesano 32, guardate, guardate il contorno che bella via. Principe. Principis. Contorno liscio, eh, ma in tonso, tra l'altro qualità altissima. Qui abbiamo fatto uno sforzo per avere una qualità media. Guardate la, lo stato di conservazione i capelli, la barba. 11.000 euro per una grande proposta legata al quel regno delle due Sicilie. Amici, amici, collezionisti, grandi, attenti. Collezionisti di monete borboniche che ci avete sgridato per anni, eh, adesso mi piacerebbe chiamarvi per nome, ma non lo faccio per privacy. Ma dove sei adesso, amico mio, eh, che ci chiami una settimana sia l'altra pure, lamentando la mancanza di monete borboniche? Abbi voglia di farti sentire per dire: Guarda, bella, non la compro perché non me la posso permettere, ma mh, complimenti, almeno questo. Me lo merito insomma, perché lo sforzo è stato enorme per arrivare a fare una proposta di questo, di questo grandissimo livello. È 30 Ducati 1850 Ferdinando II di Borbone. Vado a appoggiare questa moneta sul tavolo perché le ho fatte vedere, sono arrivate le richieste, le monete di Giovanni Paolo II. Le monete di Giovanni Paolo II eh, vanno a solleticare giustamente l'attenzione di chi ama le grandi monete d'oro a di conio. Cosa Sono le monete d'oro a fior di conio? Sono monete moderne, le monete moderne, cioè quelle che sono state fatte nella seconda parte del, del Novecento. Quando si riesce a fare una moneta e all'origine incapsularla e renderla praticamente eterna. Queste monete sono le monete coniate. Durante il pontificato di Giovanni Paolo II, Papa Voitila, sono monete coniate nel valore di 50.000 100.000 dittici, coniate ogni anno, in quello che fu il percorso verso l'Anno Santo, che fu annunciato nel 96, fu, si svolse nel 2000, e quindi vollero coniare ogni anno delle monete d'oro. Questo lo fece la città del Vaticano nella zecca di Roma, con valore appunto di 50.000 e 100.000. La, le monete eh, vengono offerte a 2500 euro la coppia, quindi potete scegliere un 50.000, un 100.000, pensate a 2500. Allora, anche qui, perché io arrivo lunedì sera con queste monete? Perché i più attenti, se lo ricorderanno i più fedeli, affezionati telespettatori, noi parlavamo di, di, tanto di Vaticano a settembre, a ottobre 2015, a gennaio abbiamo cominciato a parlarne un po' meno, ma mica perché ci siamo disamorati o perché le monete non sono più importanti o più ricercate. Non lo facciamo perché non si trovano, signori, perché non ci sono, perché le monete d'oro di Giovanni Paolo II sono andate contese al momento in cui sono state emesse e venivano messe a disposizione degli abbonati, ma quando tu fai 6.000 monete, 6.000 dittici, e gli abbonati sono centinaia di migliaia, non ce n'è per tutti. E dove finiscono? In Polonia. in Polonia. Sono monete bellissime, ne voglio prendere in mano una, perché sennò no, eh, la rifrazione non, non ci aiuta. Tu stai pure sull'immagine, io prendo in mano un 50 e un 100.000. Eccolo qua, sono dedicate alle, alle basiliche romane, quindi San Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore, San Pietro e Maria Salus Populi Romana, quindi la Basilica di San Paolo. Allora, eccole qua le monete volute da Giovanni Paolo II. Vi voglio far vedere perché. Eccolo qua: il fior di conio, fondo specchio. Questo è il colore. Questo è il fondo specchio. 800 euro per il 50.000 e 1.700 per il 100.000, uno per l'altro, potete fare davvero un percorso meraviglioso di monete che hanno attraversato ormai già tanti anni. Guardate lo specchio, la specchiatura, il 50 e il 100.000, ricercatissime. Sono riuscito a portarvi una collezione pressoché completa. Proprio sulla, sulla grande richiesta che c'è da parte vostra. Certo, certo, sì sì. Prima, prima coppia in conferma, il 96 addirittura, il 96 non è più disponibile. Me non quadro un attimo il 96, per favore che lo andiamo a confermare e ci rimane, eccolo qua. Quindi il 96 San Giovanni Laterano, primo anno di coniazione, non è più disponibile. Abbiamo però 97, 98, 99 e poi straordinario, e questo è un regalo eh, per i telespettatori di lunedì serie, gli affezionati telespettatori, addirittura il 2001, il 2001, Vai, vanno a inquadrare il 2001 poi Federico, il 2001, sì avete capito bene, il 2001 è, è, è ricercato come il Marengo di Marengo, perché? Perché il 2001 è, rappresenta l'ultima coppia di monete d'oro, ascoltate bene, l'ultima coppia di monete d'oro coniata dalla città del Vaticano in lire. 50 e 100.000 lire, 50.000 lire crux vaticana, 100.000 lire cristogramma, ultima tiratura in lire, poi basta. Poi l'euro e allora i grandi e attenti, non è anche collezionisti, qua si parla proprio di speculatori, di chi fa operazioni un po' su tutto. Dice: Io compro quello, quell'altro. Nella numismatica mi interessano le numero uno e le ultime. e Allora scelgo il Marengo di Marengo, scelgo il fascetto, scelgo il 2001. Di eh, Giovanni Paolo II è la più rara, infatti, la richiesta per questa coppia è di 1100 euro per il 50.000 lire Crux Vaticana e 2400 euro per il cristogramma che vediamo alla sinistra del teleschermo. Io ve l'ho portata eh, praticamente semicompleta il 96 non è più disponibile. Abbiamo monete in uno stato di conservazione 100%, e qui il fior di coni è assoluto. Eh. Guardate che bello, vi faccio vedere. Tengo in mano poi perché almeno gli do la luce questo, questa coppia che ho preso perché volevo regalarla in tutta la sua lucentezza. Guardate che meraviglia! Eccola qua, prende la luce, eccolo qua. Questo è oro, fondo specchio, doppia lavorazione satinato nella realizzazione della basilica. Questo è del 97 e quindi parliamo della basilica di Santa Maria di San Paolo, chiedo scusa, meraviglioso. Guardate il, il dettaglio. Questo è fior di conio assoluto, questo è fondo specchio. Guardate, aspetta, il mio dito magari non va bene, la penna, guardate la penna che si specchia. La penna che si specchia. E poi l'immagine, eccola qua, la basilica, l'immagine del pontefice di Papa Oetia e San Giovanni Paolo II io lo dico sempre tutte le volte scatta la, 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 la risata sapete dove sono queste monete ce le hanno tutte i contadini polacchi grandi devoti di questo Papa Polacco che seppero approvviginarsi in maniera c'è cioè una storia stra-interessante stra un giorno ve la racconterò di come siano riusciti ad averle e le tengono e le difendono non le vendono allora trovarle una coppia è cosa difficile trovarne una collezione praticamente completa e lo può fare solo Bolaffi, e allora 1700 euro, eccoli qua, questa immagine è guarda, giustamente, è meno dieci e sorvidiamo un momento, ma perché sembra una barzelletta. Io tutta che la racconto, la gente dice, vabbè, te la sei inventata. No, no, è proprio così. Grande, grande attenzione, e, è un Papa, è un uomo, è l'uomo che ha riavvicinato la Chiesa alle persone. E allora diamo le grafiche, diamo le grafiche di questa meravigliosa uh, uh, moneta. Vale per Andrea. Abbiamo una conferma dal signor Marcello di Milano, eh, conferma il dittico del 1997 e il dittico del 1998. Il signor Marcello, signor Marcello. Che facciamo per gli altri? Ce li abbiamo già? Allora 97 e 98 ha scelto. Allora io dico: Dico questo, signor Marcello, il 97 e il 98, ottima scelta. Il 97 tra le mie mani, il 98 glielo, glielo andiamo a dedicare. Il 99 con San Pietro. Il 99 con San Pietro. È eh, San Pietro. Il 99 con San Pietro. È l'ultima più importante basilica romana, con quella immagine di San Pietro sul, sul rovescio del, del 50.000, che è benedicente Pantocrato e poi il piede che tutti conosciamo viene, viene sfiorato. Signor Marcello, il 99, dice Lorenzo, ma come faccio? La troviamo la, la quadra. E la troviamo soprattutto, e piuttosto se deve essere conservativo lo sia, e lo capisco. Sul 2001 però non me la, cioè, mi aspetto assolutamente una sua attenzione. Sul 2001 non può, non può. Il 2001 io piuttosto glielo do indipendentemente, indipendentemente dal fatto che accetti. Il 2001. Il 2001, ma stiamo scherzando, ma dove siete? Io lo sto dedicando a chi giustamente si fa avanti. E il signor Marcello ha saputo, come la nostra amica che ha confermato, il 96. Il signor Marcello dice: scelgo il 97 e il 98. Io dico: 99, nel 2000, in questo momento non ce l'ho. Il 2001 però. Il 2001. Eh, Federico, il 2001 si deve prendere. 2004, e poi dice, perché costa di più? Eh, perché costa di più, amici? Perché ve l'ho detto, ve lo ripeto, è la più ricercata, è la più ambita. È quella che manca a tutti, è l'ultima in lire. Signor Marcello segue il consiglio, conferma il dittico del 99, non sceglie il 2001 perché lo possiede già. Eh beh, quello è un buon motivo. Eh, quindi gra grazie a Sion Marcello che giustamente al 2001 l'aveva già scelto e quindi si è andato a completare le, le, le caselle, anche se non tutte, ma pian piano, e dice anche meno male, sta dicendo perché eh, dice non è che le posso prendere tutte io. E, quindi il 2001 ancora disponibile, eh, siete stati fortunati, signor Marcello ce l'ha già e quindi sappiatene approfittare perché... Andate a guardare le puntate su YouTube della Bolaffi, guardate se, se, se mento, se queste monete le avevamo. Da quanto tempo non le presentiamo più? Allora, quanto manca? Mancano dieci minuti. Allora, dieci minuti, dieci minuti, otto minuti. Vabbè, io metto sempre un po' indietro l'orologio perché voglio stare tantissimo con i nostri telespettatori. Allora, io sono qui con voi a stup e soprattutto con me stesso della disattenzione su questi marenghi. Sul cofanetto tante conferme, quindi grazie, ancora lo ricordo, a 1850 si può mettere in conferma ancora qualche, qualche lotto, i tre pezzi di Pio IX, Carlo Alberto e Umberto. Allora qualcuno sta pensando, eh, ma forse a 1850 non sono tanto importanti, non varranno tanto. Signori, queste tre monete hanno la stessa identica dignità delle altre, l'offerta è un'offerta di invito, è un'offerta clamorosa di quelle che poi non è che si fanno sempre. E le monete che sono state inserite, ve le faccio vedere, la vedete centrale Carlo Alberto, ed eccolo qua il capitolo sul nostro volume sull'enciclopedia del Marengo dedicata a Carlo Alberto, eccolo qua questo. Carlo Alberto altissimo, si diceva, quasi due metri. E la moneta che conia è una moneta che tra l'altro aprirà un sistema nuovo, perché lui stravolgerà il sistema monetario italiano del Regno di Sardegna andando a introdurre i primi 100 lire, i primi 50 lire. E questo è Carlo Alberto e la moneta fa parte della collezione. E poi vi faccio vedere ancora una cosa interessantissima, vi voglio far vedere cosa succede quando eh, Pio IX... Pionono, voi sapete, che a un certo punto si ritrova nell'anno domini 1866 ad abdicare alla lira, quindi a doversi adattare a questo sistema decimale, c'erano cioè i baiocchi eh, nello Stato Pontificio. Allora lui deve abdicare. Ed ecco che il marengo di Pionono, che fa parte di questa prima proposta, lo andiamo a leggere eh, in tutte le sue caratteristiche e in tutta la sua storia sul volume nella, pagina, nella sezione dedicata a questa importante moneta. Questa tra l'altro è come rarità è decisamente molto importante ed è, ed è disponibile nell'8 a 1850 e non finisce perché poi c'è il passaggio del regno di Sardegna, del regno d'Italia, sappiamo che c'è uh, uh, Vittorio Emanuele III, il re numismatico, ma non dimentichiamoci di Umberto I. E non dimentichiamocene di Umberto I, un re sfortunato, assassinato, che governa per poco tempo, quindi poche monete cognate, ma anche lui. La prima che fa cos'è? Un Marengo. E 1850 tutte e tre le monete, tutte e tre le monete, ma non vediamo solo le monete, vediamo un sistema innovativo di conservazione. Vediamo un vassoio in legno, un cofanetto con delle capsule protettive, con una membrana in plexiglass che la va a sigillare e vi chiediamo che cosa io vi chiedo tra l'altro di non spendere niente stasera io vi chiedo di, eh, approfittare, di approfittare io vi sto dando un consiglio non, vi sto cercando, non sto cercando di vendervi niente vi sto dando un consiglio il consiglio è quando si apprezza e quando si sceglie e a me fa tanto piacere quando sento il cliente che chiama e dice ascolta il tuo consiglio perché vuol dire che stai facendo bene il tuo lavoro allora 5 minuti mancano io li voglio dedicare con, con passione a questo, a questo cofanetto, a questi 1850 euro. E poi ci sono le altre monete, ci sono i marenghi di Marengo, c'è il fascetto, c'è Napoleone Morà, e facciamoli rivedere un pochettino tutti dando le quotazioni, anche rapide, 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 ma le diamo. Abbiamo il marengo di Marengo, la numero uno, tutto nasce da questa moneta, quella minerva, la vedete, che c'è sul diritto di questa moneta, eccola qua. È stata fonte di ispirazione poi per il catalogo, per la, il volume. La scatola che racchiude questo tesoro, eccola qua, vedete, ha un'immagine. Beh, è stata resa speculare per simmetria. Ma è questa, la Minerva Elmata, l'Italie di Ivrea Marengo, diceva Napoleone dopo aver sconfitto gli austriaci: Non lo lascino il Marengo di Marengo, non lo lascino. E dice: Ma io non posso prendere tutto. Eh, Marcello, non posso prendere tutto, hai ragione, però eh, lo so, ci sono dei, dei punti che bisogna scavalcare se c'è la possibilità con una buona dilazione di pagamento. Ma il Marengo di Marengo ha, al 70%, il Marengo di gioacchino Murà al 60%. Amici del Sud Italia, io. Eh, sto pensando a, agli amici dell'Abruzzo, che non so se mi segue, eh, il mio amico Carlo, eh, che la collezione di Marenghi non solo la fa, ma la vuole completare. Io non, non, non mi ricordo se le ha tutte queste monete, ma non credo un murà così bello, al 60%, lui che è uno amante della qualità, lo si sceglie. Si sceglie una Maria Luigia, ce l'hai l'immagine dove ho in mano la moneta? 4.000 euro la Maria Luigia. E lì si fa di nuovo una bella, una bella operazione perché si compra l'unico Marengo con un'immagine femminile. E eh, non ce ne sono altri, è l'unica. E allora, perché non arricchire la, la collezione con, con un, un Marengo con immagine femminile? Se cosa voglio fare, Federico, ovviamente cambiando completamente, voglio tornare su quel Traiano perché mi è venuto in mente che abbiamo Traiano e Atena, mi avete un po' non deluso, ci mancherebbe, non mi permetto, ma un po' sconcertato, perché io porto un aureo di Traiano, l'imperatore che ha portato alla massima espansione dell'impero, nei primissimi anni del suo regno, perché è del secondo anno di regno, con un'immagine dell'imperatore, del, dell una centratura, una pulizia, un'eleganza di conio enorme, con il suo rovescio Ercole, con una moneta che, Avete visto su questi espositori a 15-16, chiaramente in qualità più alta per carità, ma con l'imperatore sul diritto con legida, quindi la pelle delle, della capretta amantea a protezione sul diritto, che non c'è mai. Su Rovescio, Ercole con la, la pelle del leone, la clava, è una qualità 30% che racchiude la qualità giusta media, perché questa è quella citata nel catalogo, è una richiesta di 11.000 euro. E non, non, la, non volete valutarla, mi lascia un po' stupito. Non valutate quella strategia di Atena? Coniato durante il grande regno di Alessandro Magno, <ride> con anche lì una caratteristica speciale, oltre che quella bellezza di questa immagine incredibile, enorme, la qualità giusta. Il rovescio con la, 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 la nicchia alata con la sua bella corona in mano, e la clava posta, la clava la, la vedete è quell'elemento che scende parallelo all'ala eh, e che scende e che dimostra come Alessandro Magno avesse piegato con la forza i territori sulla quale questa moneta circolava e, la, e non la valutate. È un peccato, è un, veramente un peccato, perché, perché state perdendo quell'opportunità quell eh, di, di affiancare alle vostre raccolte un qualcosa di straordinario ingegnere se non è andato a dormire il marengo di marengo lo, dicendo, <ride> lo so cosa ha combinato basta che mi sposto un attimo e fa disastri ma quel marengo di marengo eh, quel marengo di marengo lo so è, è, tutto è fuori da qualunque ragionamento iniziale fatto, però è la numero uno eh, lei, lei mi segue eh, di questo l'apprezzo ma questo marengo di marengo in chiusura quando tutti vanno a dormire lei che invece mi rimane svicio eh, lo vado a confermare, me lo vado a confermare. Eh che sono Federico? Devo salutare. 30 secondi mi dico, 30 secondi è pochissimo. Grazie, grazie dell'attenzione, delle tante conferme, delle dimostrazioni d'affetto. Vi aspetto uh, lunedì prossimo e continuate a seguire il nostro palinsesto ricchissimo dove trovate su internet. Buonanotte e come sempre Sogni Doro.